ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Definitivo che determini da un lato il posizionamento, i tempi e eventualmente di realizzazione. Siamo però invece un po' preoccupati perché in uno degli incontri che abbiamo avuto come comitato, noi ci siamo mossi da allora in diverse direzioni. La prima è stata quella dell'informazione, questa assemblea è un po' un momento diciamo intermedio tra i nostri cittadini, e l'altra cercando di recuperare la documentazione per cercare di capire lì di cosa stavo discutendo, perché adesso poi capirete la dimensione di un'opera, di quest'opera, se dovesse essere in qualche modo realizzata. E l'altro aspetto invece è quello della possibilità di andare a ragionare, incontrare i livelli istituzionali che a vario titolo in qualche modo erano e sono coinvolti all'interno di queste scelte, che sono poi tutte ovviamente sovracomune. Abbiamo avuto un'audizione in Commissione Sesto Ambiente in provincia, questo il 27 di luglio, abbiamo richiesto la stessa identica audizione in Commissione Quinta in Regione Lombardia, e a oggi non abbiamo ancora ricevuto una data, nemmeno una risposta ufficiale. Sappiamo attraverso alcuni consiglieri regionali che si stanno impegnando, stanno lavorando perché questo avvenga, che non ci sarebbero da parte della diciamo ragioni ostative, ma oggi non abbiamo una data ufficiale rispetto a questo passaggio. Abbiamo avuto invece il 26 settembre un incontro con l'assessore regionale Verocchi al territorio, l'assessore alla partita e il suo staff, tra l'altro molti hanno partecipato al comitato perché uno dei modi in cui noi abbiamo inteso e intendiamo muoverci a livello della cittadinanza è stato quello della massima trasparenza. Abbiamo sempre comunicato e invitato tutti coloro che a vario titolo, magari ex consiglieri o meno, ma avevano vissuto queste cose e quindi potevano in qualche modo costruire quell'insieme, no? quella base per poi sostenere una posizione così difficile, perché poi quando ti trovi e ti senti dire che vengono decise sempre molto 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 lontano dai territori, perché poi invece poi saranno i destinatari di quelle scelte, insomma, a questo punto. Siamo arrivati anche al Presidente del Consiglio Comunale di Milano. Voi sapete che le vasche di laminazione hanno una motivazione che è quella pubblicata e pubblicizzata soprattutto in questi ultimi due anni, servono per risolvere il problema delle esondazioni al quartiere di Guardia di Milano. Per cui noi abbiamo pensato fosse utile incontrare anche il Presidente del Consiglio Comunale per cercare di ragionare e di capire con loro quali erano e quali saranno, e ci siamo lasciati in questo modo, le possibilità di ragionare e di muoversi insieme, anche perché ci diceva giustamente, ma noi siamo lontani, ci dicono che queste vasche risolveranno un problema trentennale, perché mai, ma qual è la motivazione per cui dovremmo o non dovremmo sostenere quello che voi ci state dicendo, che comprendiamo, che però ufficialmente ci dicono un'altra cosa, insomma. E poi ci sono state due interrogazioni, uno a livello del Consiglio Provinciale del Consigliere Gatti, uno a livello regionale del Consigliere Marcora. In tutte le occasioni in cui noi abbiamo avuto l'opportunità di ragionare, di confrontarsi, abbiamo sempre riportato le ragioni ferme del nostro. Voi sapete, c'è una questione di dimensioni, l'ultima diciamo dimensionamento è 1.200.000 metri cubi, una di queste vasche profonde 32 metri, una superficie di circa 30-35 campi di calcio regolamentari. Questo dà un'idea di che cosa significa se venisse realizzata per il territorio comunale di Senato.
L'altro aspetto è che esiste un problema gravissimo, che è quello della qualità dell'acqua del Serio. Il Serio è il terzo fiume più inquinato d'Europa. Vuol dire comunque, e siamo di fronte a una scelta, anche questa siamo riusciti a sapere. Mangolodi, ex assessore all'ambiente. Su questi dati poi o sei del giro, o sei della cerchia, dei tecnici, degli studiosi che di volta in volta fanno i loro convegni, anche su questo noi abbiamo dovuto imparare anche, cominciare a andare in giro su internet, cercare di capirlo. Decidono che il raggiungimento della qualità buona dell'acqua del Serio viene spostata dal 2013 al 2027. Allora vuol dire che anche questo è un elemento non secondario. Anche qui una osservazione: non saremmo d'accordo nemmeno se l'acqua fosse pulita, ma pensiamo che se esistono soldi e finanziamenti, come poi vedremo, per andare a realizzare un'opera di questo tipo, sarebbe molto più utile evidentemente utilizzarli per andare a risanare questo fiume. Questo fiume lungo 60 km attraversa una delle aree da Como verso Milano più urbanizzate di tutta la pianura padana e sicuramente tra le più urbanizzate in termini di intensità del nord Milano. Quindi credo che la qualità della vita delle comunità che sono intorno al corso del Serio siano molto molto importanti. Questo è uno degli elementi che abbiamo sottolineato. E la terza questione è che noi pensiamo che oggi esistono scelte differenti da quella di pensare a un enorme vascone, orientandosi invece verso una tantissime piccole vasche lungo il corso del Serio, che tra l'altro avrebbero da un lato la caratteristica di avere un impatto ambientale molto meno pesante e dall'altro di essere molto più controllate. Voi pensate, tutti gli studi dicono che non potrà mai accadere che il volume viene dimensionato in funzione di una piena massima ogni 100 anni, dopodiché, lo sentirete dopo, noi ci troviamo a un progetto in cui sono previste le pompe di sollevamento. E allora quando cominci a diventare così complesse, ti viene spontaneo cercare di dire ma come mai, se è una cosa che può accadere ogni 100 anni, poi invece vengono attrezzati in modo tale da poter invece, no, spesso e volentieri essere utilizzati. Non stiamo parlando della pompettina, stiamo parlando delle batterie di pompe che devono portare e buttare nel canale scommatore qualcosa come 1.200.000 metri cubi. A 30 metri vuol dire andare ampiamente vicino alla falda acquifera. Ci sono tutte le garanzie che volete dal punto di vista tecnico, ma questo è il problema. L'ultimo aspetto che abbiamo richiesto sia in provincia che in regione all'assessore Bellotti è che nessuna decisione avrebbe dovuto essere presa senza passare attraverso un confronto pubblico con i cittadini salesi. Perché questo è l'aspetto altro, importante e determinante: tu non puoi assumere delle scelte che vanno a condizionare la vita di intere comunità pensando che ci siano interessi, e almeno spiegateci quali sono, in modo che possiamo capire se condividerli o meno, e vanno a in maniera definitiva a occupare, a determinare, a stravolgere un territorio e a non consentire neanche di poter pensare a un progetto che magari sarà lungi a venire, ma di riorganizzazione, di riqualificazione del territorio. Tra l'altro questa cosa perché mi permette di ricordare che noi abbiamo all'interno del nostro territorio, in cui 40% è all'interno del perimetro del Parco delle Groane, alcune presenze particolarmente complesse da un punto di vista ambientale. Mi riferisco alle due cave,
voi sapete bene, abbiamo una cava nord e una cava sud, sono da oltre 30 anni che questi ambiti estrattivi sono in produzione, hanno ottenuto con il nuovo piano cave 1.690.000 metri cubi di nuova escavazione e l'altra 890.000 metri cubi di nuova escavazione. Vuol dire quindi che per i prossimi 10 anni i cittadini senegalesi saranno ancora, dopo 30 anni, ancora le prese con attività che per la loro natura non sono controllabili da un punto di vista ambientale. Basterebbe chiedere ai cittadini di Via Udine piuttosto che di Papa Giovanni quando le macchine funzionano, quando si frantuma la ghiaia, quando c'è l'andiriviene dei camion, come si possa vivere in maniera decente. E noi pensavamo e siamo convinti che oggi c'era diciamo, in occasione diciamo, dell'approvazione dei progetti d'ambito che prevedono non solo le modalità di sfruttamento di nuovi volumi previsti, ma anche i progetti di riqualificazione ambientale, che fosse giunto il momento di pensare a come recuperare dal punto di vista ambientale delle aree che sono ormai esaurite da molto tempo. Invece voi sapete, recentemente la Cava Mascheroni ha subito, non so, il blocco con i sigilli perché sono attività a forte impatto ambientale che probabilmente 30 anni fa non c'era stato quello sviluppo, oggi non possono oggettivamente coesistere all'interno e nei confini della residenza. Questi sono un po' gli elementi. E allora poi, visto che in provincia e in regione abbiamo chiesto, ma il ministro Senago ha spiegato che fino ad oggi nessuno ha deciso di fare questa cosa, abbiamo pensato con un po' di preoccupazione, però proviamoci noi, portiamo la nostra esperienza, le cose che siamo riusciti a capire, non siamo dei tecnici, ma in questo anno e mezzo abbiamo dovuto, come dire, imparare a ragionare, interpretare, leggere fra le righe, cercare di capire, perché almeno c'è un punto oggi, possiamo cominciare a dire a che punto siamo. Tenete conto che tra l'altro, quando è la prima volta all'interno delle motivazioni che in qualche modo dovrebbero giustificare la realizzazione del Vasto Senago, è uscita l'Expo. Fino a pochissimo tempo fa era solo in riguardo, non c'è altra possibilità, voi se non assumerete questa vostra, diciamo, impegno, vuol dire che non avete solidarietà, e poi dopo invece cominciamo a scoprire che c'è qualcosa che nella, vuol dire, gestione della comunicazione probabilmente non è proprio la verità vera, insomma, no? E non è la verità vera perché voi pensate, oggi è prevista in termini anche di finanziamento semplicemente le vasche a Senago, sono previste in termini programmatori altri 4 bacini a nord da Palazzolo verso Como, nulla si sa, niente si sa da Palazzolo verso Milano. L'unica cosa che noi sappiamo è che è stato affidato un ennesimo studio di fattibilità alla società MM, ma che diciamo, questi due aspetti sono separati, non si capisce, ma poi c'è una barriera, se arriva a Palazzolo andando verso ovest, c'è il canale scolmatore, no? Utilizziamo quello, spostiamo, poi da quello in sud, che sono 6 o 7 km. Le vasche si collocherebbero a 10 km dal luogo dell'esondazione. E questo è già uno dei motivi per cui uno dice, ma forse non servono proprio per quello. Tanto è vero che negli ultimi 6 anni, fatto zero la portata al canale scolmatore di Palazzolo, quindi come se da Palazzolo verso Milano non passasse un metro cubo, si sono verificati almeno una volta all'anno dei fenomeni di esondazione. Ma la motivazione è una motivazione semplicissima. Da Palazzolo verso Milano i collettamenti dei comuni di Palermo, di Coromano, di Cinisello, di Brescia finiscono nel senso. E quindi già questo dovrebbe far comprendere come una vasca di laminazione unica, un unico, a 10 km di distanza non ha quell'effetto, perché altrimenti anche giustificare un intervento economico di questa dimensione, o c'è qualche cosa che tecnicamente è in grado di dimostrare
che attraverso questa opera tu riesci a eliminarlo, altrimenti c'è qualcosa che non funziona. E quindi noi pensiamo che probabilmente l'Expo abbia un suo peso rilevante, e ce l'abbiano anche questi, diciamo, segnali di accelerazione. L'assessore Barotti ci ricordava che l'obiettivo della regione era convenzionare con l'AIFO, che è l'agenzia per il fiume Po, entro fine 2011 il progetto definitivo, perché poi dopo dovessero iniziare. I tempi previsti sono circa 24 mesi, voi sapete, quindi, che mentre si va verso l'Expo 2015 o lo fai subito, altrimenti poi arrivi anche in ritardo. E quindi anche questo è un aspetto che ci ha un pochettino. Finisco con un paio di ragionamenti. Un'altra delle osservazioni che noi abbiamo fatto, e non abbiamo avuto nessuna risposta, è il perché esiste solo ed unicamente uno studio di fattibilità. Io sono abituato nel mio lavoro a vedere più soluzioni quando c'è un problema, credo che l'esperienza un po' di tutti sia questa, eppure qui c'è un unico ed esclusivo studio di fattibilità. Su quello, e noi sappiamo che ci sono altre ipotesi, e altre ipotesi che da sole non risolvono il problema dell'esecuzione riguarda, ma se messi insieme con un criterio, molto probabilmente invece avrebbero dei risultati positivi. Non abbiamo tempo, lo indico solamente come titolo, perché poi si può tranquillamente trovare sul nostro sito. Il nostro sito ha tutti i documenti da cui noi abbiamo tratto un po' le nostre convinzioni, le informazioni che vi stiamo dando. È uno studio di Janomi che, lampadina, dice: noi abbiamo realizzato in questi 20 anni oltre 150 km di collettori fognari, questi vengono utilizzati al massimo per il loro 40% dei volumi, perché non li utilizziamo con una serie di regolazioni proprio per riuscire a farli funzionare come la bassa regolazione. Quindi escono dal corso del Seveso e ci rimangono, girando nelle fognature, perché se c'è il volume disponibile, fino a quando la piena è passata e quindi che lo è. A oggi l'unico studio di fattibilità, noi abbiamo avuto l'opportunità di presenziare a due, diciamo, riunioni in cui questo è stato illustrato, ce n'è uno solo, anzi l'ultimo è significativo nel suo titolo: regenerazione delle piene del Seveso e basso di regenerazione sale. Non dice, come almeno altri studi, ragioniamo sull'insieme degli aspetti idraulici, dei problemi di regimentazione di tutti i torrenti che ci sono. No. Lo studio è chiaramente. L'altra novità è che fino a pochissimo tempo fa i valori in gioco erano 16.600.000 euro per l'adeguamento funzionale del canale scolmatore. Questo è il titolo della delibera della provincia, e poi dopo concretamente significa portare a 60 metri cubi fino al Garbotera il canale scolmatore, che poi dopo ritornerebbe alla attuale sezione, quindi all'attuale portata. E quindi è ovvio che se tu hai 60 metri cubi poi ti restringi a 25, signori, tecnicamente, per evitare che esondi immediatamente dopo, devi avere la tua vasca, perché altrimenti dove la metti l'acqua? No. E qui questo studio parla di 33 milioni nella ipotesi migliore per le vasche della Nazione del Senago, o 55 nella ipotesi più costosa, cioè altro che 10 milioni di euro come fino adesso ci hanno detto. E a questo manca un piano specifico di manutenzione, perché quando le vasche vengono svuotate rimangono sul fondo i fanghi, che sono considerati rifiuti tossico-nocivi e quindi devono essere conferiti in discariche controllate. C'è un dato, un valore molto grosso, stiamo parlando di 2 milioni e mezzo, che sono altri soldi pubblici che noi riteniamo possono e devono essere utilizzati sicuramente per progetti diversi. Finisco con due passaggi. Abbiamo bisogno
che ci sia, come che si estenda l'impegno a sostegno di questa no alle tasse di animazione. Noi continueremo come comitato con tutti i nostri limiti, siamo un gruppo di cittadini, non siamo autofinanziati, abbiamo credo ottenuto dei risultati importanti fino ad oggi, credo che sarebbe particolarmente importante che si estendesse, vuol dire, la forza d'urto per evitare che una scelta venga decisa da un'altra parte poi dopo difficile. Abbiamo rifiutato qualsiasi ipotesi di compensazione, ci è stata proposta al comitato, come se il comitato fosse un livello istituzionale che può assumere o può non assumere, ma noi ci chiediamo, c'è un prezzo giusto per portarsi a casa un peggioramento delle condizioni ambientali, un problema per la salute? Noi crediamo di no. E quindi abbiamo in questo anno e mezzo mantenuto questo profilo di completa apertura al contributo di tutti senza chiedere a nessuno da dove provenivano. Chiediamo alle persone, a chi vorrà accompagnare il comitato in questa battaglia, di condividerne gli obiettivi. Questo è l'unico elemento che mi pare assolutamente giustificato. Finisco con un elemento. Vogliamo ringraziare insomma la dottoressa Pozzese. Con lei abbiamo un rapporto continuativo di confronto reciproco in cui ci scambiamo quelli che sono gli elementi che di volta in volta conosciamo, e la ringraziamo soprattutto perché ci ha permesso, non avremmo potuto farlo, di poter tenere questa assemblea. Io per il momento vi ringrazio e do la parola a Mauro Sereni, che farà un excursus sul seguito. Volevamo fare una breve descrizione del Seveso. Il Seveso, le caratteristiche classiche del torrente, può passare dalla portata minima di termini di mare da circa 1 metro cubi al secondo fino a 140 metri cubi al secondo della possibile piena centenaria. Nasce alle falde di Monte Pallanza, nelle vicinanze del confine svizzero con il Canton Ticino. E questa è una delle sue origini. Sul versante meridionale del Sasso Cavallasca, a circa 490 metri sul livello del mare, precisamente nel territorio comune di San Fermo della Battaglia, situato a nord-ovest rispetto al Cittadino. Questa è un'altra angolazione della sorgente, qui sembra la parte iniziale, qui è vicino al nuovo ospedale Sant'Anna di Como. Attraverso le province di Como, di Monte Brianza e di Milano, la lunghezza complessiva è di 52 km, con un bacino idrografico di 930 km². Nel comune di Carimate, poco urbanizzato, sono presenti zone di esondazione naturali. Fino all'entrata sul Seveso, la qualità dell'acqua è considerata sufficiente. Comunque non ha dato la valutazione, che ovviamente è un po' tardi. Dall'entrata in poi l'acqua è stata giudicata pessima, è uno dei fiumi più inquinati d'Europa. E pensare che fino agli anni 50 si poteva fare un bagno per scaricare i fiumi, che sono un indicatore della buona qualità dell'acqua. Ecco, qui è il Seveso di Don Aloisio. Nella parte sud dilettante fino adesso l'urbanizzazione è pari al 67%, in alcuni casi fino all'80%. Il Seveso corre con l'angolo topone nel centro abitato. Le strutture secondarie artificiali, gli edifici fantasmi, progressivo di urbanizzazione di territorio con pochissime aree libere a prato, adatte a drenare acque meteoriche. Nessuna vasca di decantazione, deposito delle acque, ma tanti collegamenti da correttori fognari direttamente nell'aria. Questa è la zona Cesano, questo dovrebbe essere a Paderno, e qui dovrebbe essere sempre in zona Vario. Poi con l'ultimo il rilassamento verso il Capo Breda con la sua vasca di espansione nel Parco Nord.
raccoglie i lanciamenti coniali di Palermo, Brescia e Cinisello, e si esprimendo una fonda sulla terra. Ecco qui alcuni di scarichi. Qui è la parte di combinatura dove inizia il giornato. A partire dai confini nord del comune di Milano, precisamente il Gronato, in zona di guardia, corre sotterraneo per 9 km fino alla confluenza in zona della Maggiolina attraverso via Ponte Seveso. Questa è una foto dove il Seveso è ancora scoperto. Quindi da via Ponte Seveso poi si riversa in Anavio della Martesana. E qui è la parte della Maggiolina Martesana in fase di copertura. Prosegue quindi sotto via Melchiorre di Gioia fino al ponte delle Gabelle, questo ponte delle Gabelle. Da questo punto parte il cavolo dei Fossi, che segue la linea dei bastioni e esce a sud della città, costeggia la via Miglia per finire a Milano di fiume Langro e successivamente nel Po. Ecco, questa è la parte di Martesana del cavolo dei Fossi che passa attorno alla città. Ecco, all'altezza di Palazzolo Milanese c'è la presa del canale sfornatore nord-ovest che passa per Senato. Questa è la parte in piena e questa è la parte in presa in secca. Qui c'è una parativa all'interno del fiume Seveso a valle della presa del canale sfornatore, quindi viene bloccata l'acqua del Seveso e viene girata totalmente nel canale sfornatore. Questa è un'altra parte del Seveso al canale sfornatore e questa è la cartina del passaggio del canale sfornatore. Quindi alla terza palazzola di Milanese c'è la presa del canale sfornatore, passa per Senago, scolma i torrenti del Groane, il Carrogera, il Cisnara e il Dombro Diamante che originano poi il Puglia, il Lirone e il Guisa, da cui viene del torrente Dura e il Bozzente. E questo è il canale sfornatore in una delle fasi di piena o semi piena. Questa invece è la parte finale del canale sfornatore all'incrocio con il derivatore dell'Olona. Quindi poi si collega col canale derivatore dell'Olona al nodo di Vignolo, il settimo milanese. Questo poi scarica verso il sud, nell'angolo meridionale, e a sua volta Sant'Angelo Lodigiano si mette nel fiume Lambro. In caso di piena eccezionale, le acque dello sfornatore da Vignolo possono proseguire ovest fino al fiume Ticino. Questo tratto non viene quasi mai utilizzato perché le acque a supporto del canale sfornatore non sono gradite alle altre parti del Ticino, ovviamente. Questa è l'ultima, la parte successiva verso la parte del Ticino. Grazie Mauro, questo era un passaggio un po' per anche ragionare per supportare, no? Per inserirlo, insomma, no? Qui stiamo parlando, noi abbiamo il servizio da 35 anni, insomma, il nostro canale Combatore che nella sua, diciamo, progetto originale doveva partire da ovest e fermarsi a Carpogera. È stato deciso dopo di continuare a andare a collegarsi a Sergio a Palazzolo. E quindi voi pensate, il comune di Senago, che non è mai stato coinvolto all'interno del contratto di fiume Seveso, ma c'era una ragione: se il Seveso non passa a Senago, per quale motivo tu dovresti coinvolgere un comune? Ha un senso che l'ultimo comune sul suo corso è tanto vero che è importante. E noi abbiamo il Seveso, tutte le volte che negli ultimi tempi è stato sempre molto frequente, e quando finiscono le piene rimangono per giorni odori attivissimi, basterebbe andare un po' in giro, non l'abbiamo fatto, continueremo a fare i nostri servizi fotografici. E quindi questo è un problema grosso, non è una questione banale che stiamo cercando di affrontare e deve avere un risultato positivo per evitare di avere un altro disastro, insomma. Io darei invece adesso la parola a Michele delle Tavole, che è un po' a cui abbiamo dato un compito complicato perché è stato quello di leggere con la lente di ingrandimento lo studio di fattibilità, cercando quindi di capire esattamente quelli che sono gli elementi principali e ovviamente le contraddizioni
e lì si tornerà. Buonasera a tutti, spero di non addormentarvi tutti quanti. Proprio a guardare quello che è lo studio idraulico del torrente Seveso. Questo è in pratica il documento che ci è stato dato verso fine settembre, quando assieme a Laura siamo stati invitati a partecipare ad un incontro in regione, in pratica dove hanno presentato tutto questo studio idraulico che, come dice nella copertina, nel tratto che va dalle sorgenti di presa del canale Scolmatore in località Palazzoli, comune di Palermo Dugnano, e studio di fattibilità della vasca di laminazione del canale Scolmatore di nord-ovest a Senano. Quindi si focalizza su questo e in pratica prende in esame tutto quello che è il Seveso fino a Palazzolo, perché l'intento appunto è quello di dire alzeriamo lì il fiume. Quindi questo in pratica è lo studio. È un aggiornamento rispetto a una situazione del 2004. All'epoca erano già state previste due vasche a Meda e a Nova Milanese, e dovevano essere in pratica in campo. Poi dopo non se ne è fatto più niente, e poi dopo salta fuori Senago con un'opera che è relativa a un'opera di protezione del territorio attraversato dal fiume ma lontano dal fiume, quindi veniamo delocalizzati, cioè si delocalizza la soluzione del problema rispetto al Seveso. E quindi in pratica questo studio qui sono 170 pagine, quindi lo andremo a guardare per sommi capi e ovviamente non entreremo in quello che è il dettaglio dei calcoli che hanno fatto per arrivare a quelli che sono i numeri, quindi i milioni di metri cubi che in pratica bisogna mettere da qualche parte in caso di piedi. Quindi sarà un analisi abbastanza leggera, perché non siamo ingegneri idraulici, quindi è giusto che i conti e i calcoli li facciano loro. Quindi, sì, ecco, più di questo che comunque le parole sottolineano che il canale Scolmatore comunque nasce insufficiente. Vedremo poi da altri libri che abbiamo letto che in realtà lo Scolmatore non è nato per dover scolmare il Seveso. Questa qui è una funzione che gli è stata aggiunta dopo, se ne parlava negli anni 50, quando in pratica si cercava di risolvere il problema. Cosa fecero? Fu tracciato questo canale Scolmatore, che in realtà doveva scolmare solamente i fiumi e i torrenti delle Groane verso ovest, mentre il Seveso doveva in pratica essere, tramite un canale, scolmato verso il Lambro e da lì verso l'Adda. Poi nel 55 fu presa la decisione di stirare il canale Scolmatore e farlo arrivare al Seveso. E questo in pratica ne ha sempre determinato, come si dice, il fatto che non sia sufficiente a dover coprire anche le esigenze del Seveso. Questo in pratica, questo è quello che è stato fatto nel 55 e ce lo siamo portati dietro fino a quando il canale Scolmatore, che ci ha messo 20 anni per essere completato, quando è entrato in funzione negli anni 80, dopo un po' di tempo ha subito evidenziato i suoi limiti. Quindi, parlando dello studio, arriviamo al momento fino a Palazzolo. Non ci occupiamo di quello che succede poi a sud, quindi è un po' come dire, noi togliamo tutta l'acqua del Seveso a Palazzolo, però quello che poi arriva in Iguana, come ha detto prima anche Mauro, in realtà c'è molta acqua che può arrivare in Iguana e creare dei problemi. Ci stanno lavorando con dei progetti, noi quello che abbiamo potuto vedere in regione è stata solamente una vasca che potrebbe essere realizzata subito prima del punto di intombinamento a Indiornato e proprio dietro il cimitero di Bruzzano, che comunque riprende uno studio che era stato fatto qualche anno fa, anche lì con delle vasche di laminazione che dovevano integrarsi un convegno nell'ambito del Parco Nord. Questo tanto per dire che per quanto si evince da questo studio di fattibilità, la soluzione del problema non è per risolvere il riguardo va comunque abbastanza acqua per esondare. Se viene giù, come si dice, una piena abbastanza seria, quelle con tempi di ritorno abbastanza consistenti. Quello che è abbastanza sorprendente è che comunque noi ci troviamo in una zona che è una delle più ricche del mondo, quindi se un'opera di protezione, di sistemazione ambientale non si fa qui,
o in pochi altri porti del mondo, non si capisce dove si possa fare. Anche perché, come si dice, una piena può essere periodica, perlomeno questo dal nostro punto di vista, e può essere anche una catastrofe, però i fiumi inquinati ce li abbiamo tutti i giorni. Quindi questa dovrebbe essere una cosa di cui tenere conto, anche perché viviamo comunque in una città dove ci sono tanti milioni di persone, quindi è un qualcosa che deve essere cambiato. Abbiamo visto che in altre parti dell'Europa qualcosa è stato fatto anche con successo, ripulendo dei posti che erano dei, più o meno degli inferni, cioè dei postacci. Se guardate poi in questo studio, è abbastanza, non si vede molto bene, anche perché e quello che vediamo scritto è che chi analizza, e io penso che avete dato questo studio, nella sottolinea la situazione di criticità, di questo fiume, di queste inadeguatezze della capacità del flusso, pessima qualità chimico-fisica delle acque, pessima qualità biologica dell'ambiente fluviale, pessima qualità idromorfologica dei corpi d'acqua, banalizzazione di impoverimento dell'ecosistema e degli habitat fluviali, assenza di funzione estetico-paesaggistica, assenza di funzione ricreativa, cioè la schifezza, praticamente viviamo in una schifezza. Ah, e poi c'è anche la pericolosità dei tratti canalizzati ad elevata profondità. Quindi questa pratica non è che lo scriviamo noi che siamo, come si dice, gente che parla dell'ambiente con particolare entusiasmo, con particolare efficacia, non lo sappiamo. Però questi sono i quali, quello che ho detto lo studio, questo è uno che c'è dentro da 30 o 40 anni, perché se andiamo a prendere lo studio dello scolmatore, c'è il dipartimento di idraulica dell'Università di Milano, e a prendere il progetto dell'Ambro c'è il dipartimento di idraulica dell'Università di Milano, e in pratica sono la stessa persona, perlomeno le due persone che firmano in pratica lo studio di fattibilità e questo progetto di riassetto dell'Ambro, sono le stesse persone, quindi sono sempre sono persone che hanno notevole conoscenza, che in pratica convivono con questi problemi da 30, 40 anni fino ad oggi. Poi dopo possono cambiare un po' le soluzioni di quello che può essere la soluzione, diciamo, quella che può essere la soluzione per risolvere il problema. 30 anni fa non si parlava di vasche di laminazione, 30 anni fa si parlava di canalizzare, di velocizzare i corsi d'acqua per far sì che scolmassero via più acqua possibile. Adesso l'approccio è cambiato, però adesso siamo sulle vasche di laminazione che, considerando questa qualità, queste qualità che ha questo fiume, quindi pessima qualità chimico-fisica, biologica, cioè tutto pessimo praticamente, vediamo che in pratica sono delle discariche liquide, quindi è un uso diverso della cava per buttarci dentro qualche cosa. E comunque quando quella avessero anche riempita, perlomeno come si può leggere più avanti nel rapporto, ci vogliono 6 giorni per svuotarla quella grossa di Senago, quella da 1.900.000 metri cubi, perché va a 2 metri cubi al secondo la pompa, quindi va per 6 giorni 24 ore su 24 per tirare fuori tutta l'acqua. È ovvio, non è necessario, cioè non potremmo aspettarci che ogni 2 anni succede questo. Però se la vasca di Senago dovesse essere l'unica che deve spolmare tutto lo sebo, cioè risolvere il problema, perché le altre non siamo sicuri che le faranno, questo significa che in pratica questa qui farà un bel lavoro, sarà sempre impegnata, anche perché in quelli temporali si comincerà a impegnare la piccola vasca e poi dopo all'occorrenza si impegnerà anche la solita, quella più grossa. Quindi le simpatiche fotografie che vediamo nel fotorendering probabilmente saranno molto poche, probabilmente saranno il giorno dell'inaugurazione e in pochi altri periodi dell'anno. Quindi questo è un po' quello che ci possiamo aspettare. Se parlo con troppo entusiasmo, ditemelo. Allora, questa descrizione che ho fatto di corsi d'acqua, i corsi d'acqua comunque qui da noi non sono già stati oggetto di manipolazione. Quindi questo significa che si è sempre avuto a che fare con l'acqua e si è sempre stati abbastanza bravi da gestirla bene l'acqua. È vero, ogni tanto si esondavano, però con l'acqua ci si è costruiti l'economia in questa zona, puntando forse in questa, probabilmente nella parte in cui ne scorreva di più. Però abbiamo dei manufatti intorno che ce lo ricordano, Navigli, piuttosto che il Villoresi, e SIC, e anche lo scolmatore. Okay. Si può dire sempre che comunque per i fiumi, visto che c'è tanta impermeabilizzazione, si è costruito tanto, purtroppo, le portate di drenaggio fognari messe nei fiumi sono preponderanti rispetto alle portate normali. Quindi
ci sono le condizioni per creare il problema e per averci. E non è una condizione dovuta al fiume, è una condizione dovuta al fatto che al fiume li facciamo fare anche da quelli del Cognano, e questo non dovrebbe essere. È il sistema che in pratica è inadeguato a ingestire le piene, i corsi d'acqua poi sono stati molto ristretti. Se uno va in pratica a fare il giro del Sevro, come hanno mostrato le foto di Mauro poco fa, probabilmente potreste andare a Cusano Milanino, c'è un punto in cui pratica il Sevro, è meno largo di questi due tavoli, quindi arriva fino a qua, e c'è un ponticello che lo sorpassa. Quindi è una cosa che in pratica se arriva un po' troppa acqua lì, vanno a modo, vanno perché sono più bagnati tutti lì a poi, va bene. Le soluzioni sono state pensate, si è cominciato negli anni 30 e siamo arrivati a questa soluzione qui all'inizio del 2011. Tutti i pallini rossi che vedete sono tutte le vasche di laminazione che sono state previste di dover realizzare. Parliamo di 17 milioni di metri cubi che prendono dall'Olona e dall'Altropa, che è un po' più in là da Mungoa, quindi escludendo il Ticino e l'altro, che poi sono i due grossi collettori assieme a loro. Come già detto prima, a monte il Seveso non è che crea grossi problemi, il fiume fino a Carimate non dà problemi, è ragionevolmente pulito. Il punto è quello che succede dopo, perché in pratica è tutto molto, come si dice, è tenuto tra due pareti praticamente, e con quello in quella maniera arriva giù fino a Milano. Queste sono le cose che avete già visto nella precedente. Il fatto è che a Milano c'è un tappo, non più di 30-40 metri cubi possono entrare a Milano, perché queste sono le dimensioni della combinatura che è stata realizzata. E quindi è sufficiente, appena sufficiente a gestire piogge con tempi di ritorno di su e due anni. Quindi può succedere un anno sì, un anno no. Quindi, dall'entrata a Milano si è reso scorre incassato, e quindi dal 76 90 esondazioni, di cui 8 sono nel 2010. Quindi questo dimostra che anche lo scolmatore ha fatto quello che poteva, certo ovviamente toglie qualche cosa, ma non ha risolto il problema. Quello che si parla, non si dice, 190 km quadrati, di cui 70 di aree urbane, da Palazzo da Milano ci sono 36 km quadrati, di cui 24 di aree urbane, quindi tutta una bella lastra di asfalto che fa arrivare tutto al fiume. Il tempo di ritorno che è stato deciso per fare questo progetto è di 100 anni, quindi quello che potrebbe esserci come piena catastrofica con una portata secolare. Hanno quindi preso quelle che erano le cube di possibilità pluviometrica, e qui comincia tutta la fase dei conti della parte di calcolo. Con una piena centenaria e alla presa del trasformatore arriverebbero in teoria 150 metri cubi al secondo. Il CSN Eolico potrà ricevere anche dopo gli adeguamenti 60, ma solo ovviamente nel primo tratto, perché poi dopo a Valle della Gargogna scende a 25, come si è già detto. Quindi tutto questo qui, tutto il calcolo è stato fatto, è questo numero che è abbastanza importante, sono 6,7 milioni di metri cubi di acqua da dover laminare in qualche modo, nello scenario peggiore. Considerando i 25 metri cubi che lo scolmatore si porta via perché azzeriamo tutto a Padea, a Palazzolo, ne rimangono 4,4 da gestire, e per questo motivo ci sono le 4 vasche da 1 milione circa, perché poi dopo ci sono alcuni invasi più piccoli che saranno nella zona più a nord di Lentate. Però sono 400.000 metri cubi, quindi poca cosa. Quindi sono 4.400.000, quindi da dover tenere. Qui in pratica è un discorso che va su perché, pratica, come vengono considerate le vasche di laminazione, cosa gli si vuole far fare, perché in pratica si parte da dire la prima cosa che devono fare è controllare le piene, quindi delle discariche liquide, la qualità dell'acqua.
Poi però si può aggiungere una funzione, oltre al controllo del bene, anche paesaggio, ricreazione e altri usi, che sarebbe quello che abbiamo visto, che vediamo nel rendering. Poi dopo, più avanti, si parlerà di un controllo di piene, paesaggio, ricreazione e altri usi, controllo della qualità dell'acqua e del suolo, e quindi qui probabilmente se l'idea arriva nel 2027, cioè dovremmo aspettare prima di avere. E poi dopo si aggiungerà, più avanti nel tempo, la pioggia intesa come risorsa, quindi un discorso di recupero e, come spesso, utilizzo o riutilizzo dell'acqua. Quindi l'idea può essere anche valida ed essere anche condivisibile se vediamo questo triangolo con queste proposte, dipende poi da vedere un po' la tempistica e l'utilizzo che si farà di queste basi. Questo per esempio è un esempio di vasca, quella che verrà realizzata sull'Ura, quindi una vasca realizzata vicino al fiume, sfruttando delle aree che ci sono. Questo per esempio sono foto della cava di Paderno, che in realtà, se dovesse funzionare come vasca di laminazione, la prima cosa che salta sono i pesci, perché muoiono con l'acqua del senso. E questo è praticamente il famoso fotorendering della cava di Senago. Quindi due vasche, questa è quella di utilizzo più comune, più frequente, quindi sarà di una capacità più bassa, quindi 100.000 metri cubi, all'incirca 100-150 metri cubi. E poi qui il vascone grosso, che è in pratica in fondo il laghetto con l'acqua alimentata dalla falda. E quindi ci saranno due settori grossi. C'è anche prevista la possibilità che anche il Pudica scarichi le proprie acque, come la Gargogera lo fa da questa parte. Per questa vasca qui non dovrebbero entrare in funzione le pompe, perché in realtà si sfrutta il salto di pendenza, quindi in pratica l'acqua entra da queste parti e poi dopo viene canalizzata da un canale sotterraneo, entra dentro di qua e ritorna allo scolmatore sfruttando la pendenza. In questo caso qui invece c'è l'impianto di sollevamento, e come ho detto prima sarà un impianto che, come viene scritto nello studio, sono 2 metri cubi al secondo di raccolta. Quindi nel caso nello scenario peggiore sono 6 giorni di pompa a ciclo economico. Questo in pratica invece è sul corso del Seveso, dove hanno pensato di localizzare le vasche. Qui siamo a Senago. Questo è un sito che è stato preso, è stato preso in considerazione, ma poi lasciato da parte a Paderno, diciamo nella zona un po' più a sud dell'Euromercato, e dove c'è la tangenziale nord, esatto, il Carrefour. E poi dopo questo invece è subito sopra il Villoresi, nella zona ex Snia, dove in pratica hanno fatto la pista ciclabile, il ponte ciclabile che sovrappassa le ferrovie nord. Qui invece è a Travovisio e Varedo, e poi dopo ce n'è una all'Entate. Avrebbero dovuto farla nella zona dell'Itmesa, poi dopo ci hanno ripensato. E poi sopra ci sono alcune vaschette, queste più piccole sono le laminazioni in aree esondabili, nella zona di Carimate, dove in pratica il fiume ha degli spazi un po' più ampi, dove in pratica può essere mandato fuori. Queste sono, cominciano ad essere un pochettino più in dettaglio. Qui per esempio all'Entata si tratta di prendere una cava che hanno ricoperto, riscavarla, portare fuori la terra per fare il discorso. Questo è quello che ci hanno detto, non è che aggiungiamo molto di più, anche magari un po' di ironia. Quindi questo è 1500 a Bovisio. Notare che a Bovisio tra un po' avranno anche lo svincolo della pedemontana. Poi qualche altra cosa, questo è un milione e mezzo di un'area da per un milione e mezzo di metri. Questa è in pratica la vasca prevista alla Snia. E queste in pratica sono le tre soluzioni che in pratica Senago si è meritata, ovvero quella in cava esistente, questa a nord delle torri e poi dopo la parte che hanno prescelto. Andiamo un po' avanti. Un po' di anni fa era già stato considerato il discorso delle vasche di laminazione a Senago, ma era solamente per il Pudica, quindi sarebbero state delle vaschette. Qui lo studio va avanti. Questo è in pratica un dettaglio delle pompe di sollevamento.
e questo in pratica qui è il discorso relativo al fatto di creare un punto di contatto tra quella che è la falda, per poter tirare fuori acqua di prima falda, e però evitando che comunque quando anche la vasca di laminazione fosse interessata dalle piene del Seveso, che in pratica vada a interferire con la falda. Qui scende un pochettino più in dettaglio in quello che è il discorso della vasca di Senago. Quindi questa è la rotonda di Gasperi, piattaforma ecologica, zona industriale, la casa di un presente, qui il Sindis, area di parcheggio per gli interessati, probabilmente questo sarà un parcheggio per la riciclabile. E andiamo avanti. Quindi l'epilogo degli elementi di bacini di laminazione saranno aree sondabili 220.000 metri cubi, quindi poca cosa, l'estate 850.000 metri cubi, Varese 1.500.000, Padiano Dugnano, che sarebbe più verso Varese, 950.000, e Senago 1.000.000. Quindi è divertente, cioè è buffo sentire che in pratica le altre vasche sono per il Seveso, questo è per lo scolmatore, cioè uno scolmatore che ha bisogno di essere scolmato. Questi sono come in pratica verrà costruito, quindi ci sarà cielo, io dico cielo, ovviamente sarà un discorso un po' più tecnologico. Quindi poi dopo qui si fa un riferimento a quello che è il discorso di Anomi per il depuratore di Varedo, che dovrebbe essere dismesso, e cioè, il lavoro che fa il depuratore Varedo verrà spostato a Pero, perché in pratica Pero ha una sovracapacità, data dal fatto che in pratica negli anni sono venute meno le zone industriali che lo circondavano, e quindi avendo una sovracapacità è in grado di assorbire l'inquinamento che proviene da abitanti equivalenti da altre zone. Ecco perché è stato proposto di fare così un collettore che porti a Pero i liquami del museo. Questa è pratica la parte relativa ai costi. Come dicevamo loro prima, ogni vasca ha un suo costo, quindi le entrate sul Seveso, l'importo delle opere 21, totale investito 32, Varese 34 che diventano 52, Paderno 22, 34, Senago 33 e 51, quindi per la bella cifra che va al massimo di 170 milioni di euro. Quindi, poi ci sono i costi degli scavi, tutte belle cifre. Poi si parla anche di, come si dice, gestione e manutenzione degli invasi di laminazione è senza dubbio, gestione e manutenzione degli invasi di laminazione previsti è senza dubbio fondamentale per garantire nel tempo la funzionalità delle opere. Quindi si considera pulizia dell'invaso, l'importo di 100 euro al metro cubo per rimozione e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, considerando un volume annuo in medio di 2500 metri cubi. Questi dovrebbero essere i detriti, i sacchetti, tutto quello che finisce dentro, cioè l'effetto spazzatura. Poi c'è il personale, un monte di 2.000 ore all'anno da dedicare, quindi sono 60.000 euro, poi gli altri 100.000 di manutenzione ordinaria, per opere civili elettromeccaniche, energia elettrica, occorre in pratica per sollevare meglio un metro cubo per ciascun invaso, sia l'onere energetico pari a 15.000 euro all'anno. A quanto sopra ne deriva che in pratica per ogni singolo invaso 400.000 euro all'anno, che poi di fare in tutto fanno 1.600.000, pari a circa l'1% del costo totale dell'investimento. Le conclusioni in pratica sono queste: al momento si rende necessario in relazione alle unità e condizioni del territorio di fatto di meno realizzare gli interventi di trasformazione idraulica che erano stati previsti, quindi in pratica una soluzione di riserva a cui si è arrivato perché si è fatto altro. Poi e quindi le direi per il momento finisce qui, sono 170 pagine abbastanza lunghe, non so se vi ho dato una panoramica abbastanza coerente di questo. Grazie della vostra pazienza, ma come potete vedere, pur schiacciando al massimo, quindi anche rischiando di dare un'esplosione,
pazienza, ma era un po' duro. Noi non siamo dei tecnici, ovviamente, se Michele ha fatto un lavoro abbastanza capillare, in caso fare anche di più. Abbiamo visto però nei dettagli di questa analisi, dello studio, che effettivamente non servirà di guardare questa vasca eliminazione che vogliono fare al Senato, perché, come diceva prima anche Mauro all'inizio, in realtà il problema è tra la presa del canale scornatore e in guarda stessa, dove tutti i comuni hanno presso, tutti i comuni che si affacciano in un senso, scaricano direttamente dentro l'acqua del fiume e in caso di pioggia l'esondazione è garantita negli interventi. Allora, non essendo tecnici, usiamo la logica e abbiamo cominciato a vedere l'altra parte del discorso. Perché la vasca al Senago? Visto che è poi l'unica opera finanziata veramente rispetto a quello che diceva Michele, cioè diverse proposte di vasca lungo il corso, fino a nord comunque. Perché proprio il Senato, perché è proprio il Senato, quindi è l'unica opera finanziata. Siamo andati a vedere dove va a finire, prima era stato accennato, il canale scornatore che va a confluire nella zona di Rottero, zona dove c'è già lo scornatore dell'Olona, ed è una zona molto difficile, particolare, in realtà è una zona paludosa, una zona piena di fontanili, una zona dove c'è un'area importante che è quella della Fiera di Rotti. Fiera di Rotti adesso in realtà deve essere ampliata, appena si è fatto un accordo tra il proprietario delle aree, dei terreni in realtà che ci sono attorno all'area di Ro, dove verrà costruita, messa in opera tutta la funzionalità dell'Expo, e quindi è stato fatto questo accordo di vendita tra Cabas, che è proprietario di queste aree, e il Comune di Milano, la Regione, che sono poi i referenti che acquisiscono le aree e cominceranno con le opere di costruzione. Il tutto con la promessa firmata naturalmente di ritornare alle aree lo stesso proprietario dopo 2 anni, quindi Cabasso si ritroverà con queste aree e il diritto di costruire, e questo ci ha fatto un attimo sobbalzare dalla sedia. In realtà l'opera che stanno facendo allora non è proprio per salvaguardare di guarda, ma forse per bonificare, aiutare a bonificare e preservare possibili esondazioni in queste aree dove si costruiranno delle case, evidentemente i problemi, case e quant'altro, dopo l'Expo i problemi di esondazione saranno sicuramente più importanti, visto che dice l'Olona che ha dei seri problemi di esondazione, anche lui, c'è un comune vicino a Ro, che è che ha appunto previsto già un piano di esondazione, anche il Senato ha proposto 60 milioni in casa senza possibilità di uscita. Sono solo le tasche che porteranno queste capienze. Se ci sarà qualche problema, forse le esondazioni le subiremo anche noi, se mai parte di queste tasche. Quindi il problema è un attimo grosso, allora, se si sta in questi termini. Bene, allora ringraziamo la pazienza, io ovviamente di darvi di contribuire, intervenire, fare delle domande se è possibile, alle quali se è possibile non risponderemo. Per cui proprio vi lascerei un pochettino a voi, ringraziare la pazienza, ma è una questione proprio complicata e complessa, gli scenari si possono estendere o restringere, dobbiamo essere in grado di far partire un'iniziativa che non consenta che vengano realizzate a Senato, perché visto su 54 chilometri il fiume Seveso c'è una parte significativa in cui non è previsto nulla, le altre forse lo faremo, e alla fine tra l'altro quelle vasche nella loro ipotesi finiranno all'interno del territorio del parco. Ci pensate, vi dico che recentissimamente, 3 maggio 2011, il bollettino Regione Lombardia hanno pubblicato una nuova norma che riguarda la nuova legge regionale di adeguamento al parco delle Croane, all'articolo 12, dell'articolo dei divieti, allo scopo di garantire il perseguimento delle priorità
della presente sezione rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche del parco naturale e regolare sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e rispettivi habitat. In particolare è vietato al punto C, siamo nell'articolo dei divieti, al punto C si dice: è vietato aprire ed esercitare l'attività di cava di miniera, nonché l'asportazione di minerali. Sono consentiti interventi strettamente occorrenti per l'attuazione di progetti di riqualificazione ambientale, ideologica e naturalistica approvati dall'ente gestore, ivi comprese le vasche di inaminazione idraulica. Questo è all'interno dell'articolo dei divieti. E uno dirà: ma sarà un caso che a maggio 2011 si inserisce questa novità all'interno della gestione del parco naturale? Assoluzione scelta, è all'interno del perimetro del territorio del parco regolare, e quindi capite com'è complesso, no? Se non si riesce a intervenire, perché basterebbe ricordare che è stato nominato un commissario, e il commissario sarà in grado ovviamente di bypassare con le sue delibere qualsiasi livello che sia inferiore al livello regionale. Questo è il problema. Se non ci sarà la mobilitazione, se non ci sarà la presa di coscienza rispetto a questa cosa, noi avremo l'ultima parte dei nostri territori che in qualche modo sono preservati, bravi o cattivi, ma credo che gli amministratori che ci hanno preceduto hanno avuto quella lungimiranza. Oggi noi abbiamo un rischio grandissimo. Il commissario è stato nominato, cosa di un poco conto, su un'emergenza che era scattata, se ricordate tutti, un paio di anni fa, quando si è reso tra Cimoa e ci fu anche il problema della metropolitana, che è danni gravissimi. In realtà questo problema della metropolitana non è stato causato dal Seveso, ma da una rottura di una condotta principale dell'acqua. E questo è in realtà stato utilizzato e strumentalizzato come elemento per nominare il commissario a questa fasulla evidentemente emergenza. E qui dietro questa emergenza, dietro la situazione di guardia, si è mascherata la regione prima che non siamo riusciti a tirargli fuori la questione Expo, che più o meno è venuta fuori un incontro della regione per la prima volta ufficialmente, poi leggendo anche in vari documenti ce ne siamo realmente resi conto, sono delle utilità che vogliono dare a quest'opera, sono preso un po' in giro evidentemente tutto quanto. Bene, se qualcuno ha delle domande. Buonasera, tanto ringrazio il Comitato per l'organizzazione di questa serata, estremamente utile e nello stesso tempo preoccupante. Nel ribadire la nostra contrarietà ferma ed assoluta, quando dico nostra, oserei quasi dire che parlo a nome dell'intera comunità di Senago, ma in particolare mi riferisco al Partito Democratico. Nel ribadire quindi la nostra ferma e assoluta contrarietà a questo intervento, vorrei qui richiamare due paradossi con i quali dobbiamo fare i conti nel rapporto con chi sosterrà invece la fattibilità, prima ancora che entrare nel merito tecnico, perché quando entri nel merito tecnico sei già, come dire, non all'accettazione, ma insomma ad una disponibilità di prenderne in considerazione la possibilità. Il primo paradosso è questo. Tu facevi la domanda: ma perché a Senato? Ebbene, quando si intende fare un intervento di questo tipo che ha forte impatto sulla comunità e una contrarietà alla comunità, il primo argomento che viene portato dall'esterno per contrapporsi a questa mancanza di disponibilità della comunità
ma ci sono interessi superiori dei quali voi non potete non farvi carico. Insomma, Milano e i suoi problemi, l'Expo e i suoi problemi, e quindi vi si chiede, per così dire, un sacrificio all'insegna di un valore superiore. E questo è un argomento difficile da battere, lo abbiamo visto in Val Susa, per esempio. Susa. Ma vediamo anche però un punto più debole, per esempio a Napoli, termovalorizzatori eccetera, si dice, ma come? Voi producete l'immondizia, non potete dire no poi a un sistema di smaltimento che elimina un problema creato da voi. E qui è il primo paradosso. Si chiede a Senato di affrontare in nome di un interesse superiore un problema che non è creato da Senato, ma è creato da altri. Quindi a questo primo paradosso dobbiamo dirci, ma gli altri, cioè i produttori del dissesto e del problema, che cosa hanno fatto per affrontare loro innanzitutto il problema? E vediamo che qui le carenze sono enormi. Milano, ma non solo Milano, tutti i comuni che stanno lungo l'asta del Seveso, che continuano a smaltire all'interno del Seveso. Si tenga conto che Senato negli anni 80, negli anni 70 ha affrontato e accettato lo spolmatore, negli anni 80 ha fatto un collettore che porta tutti i liquami, compreso la garbogera eccetera, al depuratore di Pero, e quindi i suoi problemi li ha affrontati in termini di consorzio, al punto da essere oggi sovradimensionato da potersi permettere di affrontare anche problemi di altri, come per esempio il depuratore di Varedo, anche qui un problema che nasce in un altro comune e che dovrà attraversare, sebbene parzialmente, il territorio di Senago per andarsi a ricongiungere col collettore fatto a Senago. Quindi questo è il primo paradosso, ma ce n'è un altro che oserei dire, mi ragazzi, vuoi mettere un microfono? No, mi sembra che non vorrei rubare troppo tempo. No. Grazie. C'è un secondo paradosso però, che è questo. Perché Senato? Dice, ma tentate di farlo a Paderno, ma era troppo urbanizzato. Ok? Allora lo si va a fare in un comune che ha salvaguardato delle aree. E queste aree, anziché essere utilizzate per il bello, per l'ambiente, per il tempo libero, no, le si intende utilizzare degradandole enormemente. C'è il Parco delle Glovane, passiamoci con le strade lì, c'è il Parco delle Glovane, eccetera, eccetera. C'è la zona sud di Senato, facciamoci la laminazione, le vasche di laminazione. Ma scusate, anziché valorizzare e premiare il comune che si è dimostrato virtuoso, ma volete un altro esempio? Nei piani regolatori precedenti il comune di Senago aveva sostenuto le mura verdi, erano delle fasce lungo il confine che servivano a salvaguardare il comune stesso, come qualsiasi recinzione verde, cioè un'area non edificata ed edificabile, e lanciava un segnale anche per i comuni vicini: se noi facciamo una fascia di verde, fatela anche voi, per rispetto reciproco. Invece no, il comune di Limbiati decide di fare una zona industriale fortemente industrializzata a ridosso del comune di Senago, e guarda caso intende metterci un gasificatore, e guarda caso questo gasificatore, per paradosso, non risolve i problemi dello smaltimento di Senago e di Limbiati, ma lo smaltimento dei comuni di qualsiasi parte arrivano, gestito da un privato che oltretutto lo sta facendo in termini di illegittimità notevoli. Ma quindi voglio dire, il primo argomento per fortificare la nostra opposizione è trovare argomenti che sostengano politicamente, moralmente,
punto di vista del rispetto della cittadinanza e dell'ambiente le ragioni del nostro dire no. Il resto, il ragionamento tecnico, viene dopo. Viene dopo, perché se entriamo su questo terreno, per quanti sforzi si facciano in termini di volontariato, ma come fai a confrontarti con uno che dal 1937 si occupa di quel problema lì e conosce tutti i sassi dell'Ambro e del Seveso, i carichi, la portata, eccetera, eccetera? È chiaro che a quel punto sei in difficoltà. Io volevo lanciarvi questo segnale nel ribadire il nostro. Grazie a voi. Una vasca da 160 milioni di cubi, come dicevamo, no? Che è la lunghezza dello scolmatore che quando si riempie è sempre pieno di questo. Ce l'abbiamo già. Non serve niente. Aggiungi una vasca che è più piccola di tutto lo scolmatore che cosa vuoi che risolvi? È un po' più grande perché sono 200 milioni di cubi, 10 volte più grande. La proporzione è. Qualche altra domanda? Non so, possiamo dire che abbiamo fatto due conti, insomma il trasporto di terra sarà una cosa devastante per creare quel buco enorme da 1.200.000 metri cubi, ci vorranno 60.000 camion, mi pare che abbiamo contato, e questi si muoveranno avanti e indietro per il Senato. Arriverà 32 metri approssimativamente. 32-32 metri. La parte, diciamo, l'altro toccherà la grande, per capirci, quella all'interno del perimetro, opposta della rotatoria, ha il suo, diciamo, appunto, è un cantiere al contrario, alla parte più bassa sono 32 metri, infatti sono previsti due anelli, no? Un po' come se la vedi con due anelli di giro, un po' così. Tra l'altro toccherà la falda e poi sarà una parte di acqua, sarà sempre presente acqua di falda. Preoccuperei se andasse anche a bollare, l'acqua insomma tende a scendere verso la città di Milano, però. Da tutti una domanda di carattere economico, dovrei dire, visto che il costo dell'impianto ha un costo che cresce in maniera straordinaria, 10 milioni stimati qualche anno fa, a 30, forse arriva a 50, quanto sarà la variazione del costo della manutenzione ordinaria? Primo? Chi la pagherà? E cosa sarà garantito non solo al Senato, ma anche ai comuni circostanti di impatto ambientale? Sulla manutenzione non lo periodo, dico, perché quello è veramente un costo, la falda qui fa condivisa dal resto comune. Non è che possiamo rispondere, le prendiamo e cerchiamo di capire qual è la, poi la dimensione vera, cioè, oggi tentiamo in qualche modo di vedere tutte le sfaccettature di questo, diciamo, poligono, perché man mano giustamente ognuno ci pone delle questioni, abbiamo tentato e abbiamo evitato accuratamente in questo anno e mezzo proprio di entrare all'interno della considerazione di carattere tecnico. Io ringrazio Pellegrini che ce l'ha risollecitato e riguardato, ma proprio perché non solo non siamo dei tecnici, perché noi crediamo che debbano valere le ragioni del no, e sono molto chiare e molto precise, sono la tutela del proprio territorio, sono il fatto che l'acqua è una fogna, sono fatto che esistono nel 2012, noi crediamo aspetti di carattere tecnico alternativo e ci devono spiegare perché non è possibile ragionare su un piano diverso che distribuisca lungo il corso del Senato. A questo punto sarebbe, devono spiegare, io credo che la preoccupazione più grande è quella che decidono da oggi al domani. Noi abbiamo già, mentre voi ci pensate, cominciato a ragionare sugli elementi tecnici di un ricorso di carattere legale, perché sappiamo bene che non potremo escludere questo. È evidente che chi sceglierà e farà un atto non sarà il Comune di Senato, ma neanche se fosse una condizione di gestione ordinaria, al di là che dire, oggi c'è il commissario per l'edilizia, perché se quella scelta viene fatta a livello regionale, ti dicono che, come ci è stato ricordato, per un criterio di classificazione di opera di interesse pubblico sovracomunale, sovraprovinciale, sovraregionale, mi sembra quasi difficile, quindi ragioneremo, ci stiamo ragionando anche su questo, perché
pensiamo ovviamente che non sia accettabile questo modello, riproporre questo modello dopo 30 anni e passa, quando invece può avvenire. Ci sono soluzioni molto più semplici e meno imbarazzanti. Volevo sottolineare un aspetto che è stato tralasciato. In questo momento il canale scorso, sono Massimo Dall'Aglio, anche del comitato, in questo momento il canale scornatore viene gestito rispetto al Seveso da personale umano, vuol dire che c'è un addetto che va a fare le varie manutenzioni e ad aprire o chiudere le chiuse. È stata fatta una valutazione per automatizzare questa cosa tramite il centro servizi provinciale eccetera eccetera, e hanno fatto un preventivo che è stato presentato in una delle conferenze che abbiamo visto in internet, che è intorno ai 140-170 milioni e che chiaramente non verrà affrontato. Quindi noi avremo l'omino che aprirà la chiusa del canale scolmatore, attenzione, e l'omino che aprirà le vasche di laminazione, con tutti i rischi annessi e connessi, vedi il famoso 10 ottobre con l'esondazione di Niguarda, quando sembra che ci sia stato effettivamente un ritardo nella gestione delle chiuse del canale scolmatore. Quindi questo è un altro dei rischi che noi non dovremmo tenere in considerazione, perché ci aspettiamo che venga valutato attentamente. Però nel momento in cui c'è una gestione umana di una situazione così difficile, potrebbe esserci anche un problema ulteriore. Un'altra cosa che poi devo fare è che nel 2015 era prevista la messa in stato di volontà del fiume Seveso, cosa determinata dalla direttiva europea, a cui evidentemente la regione doveva conformarsi. In realtà la qualità dei dati acqua ultimi della qualità del fiume, come abbiamo detto prima, è classificata pessima, ovvero la peggiore, e non riescono a mettere sicuramente in opera questa situazione, tant'è che hanno chiesto la deroga all'Europa per adeguare il tutto, presumibilmente, visto la data lontana, nel 2027, che vuol dire che fino a quella data il fiume sarà la schifezza che abbiamo qua a fianco, insomma, che ci rappresenta. Buonasera. Voi avete fatto l'incontro, quindi avete avuto chiarimenti abbastanza, diciamo, precisi su quello che ci aspetta. Ma la domanda che tutti ci poniamo: esiste una soluzione alternativa? È stata vagliata la possibilità di una soluzione che potesse evitare ristagnare di acque putride nel territorio di Senago? Se il canale scolmatore fino a parte di Mazzaforte è raddoppiato e la vasca o le vasche sono a valle, vuol dire che il canale raddoppiato una portata ce l'ha. Probabilmente non sarà stimata con un incremento come è stato fatto da qui a 100 anni, che è tutto da verificare. È stato esaminato perché la parte intubata del Seveso non scarica completamente? Che periodo e che alternanza di gestione della pulizia della sede del Seveso viene fatta a valle, diciamo, dell'ingresso? Credo che siano cose che vanno prese in considerazione, perché probabilmente la possibilità e la potenzialità di scarico dell'attuale sede, ancorché modificata come alve o ristrette eccetera, possa avere una valenza diversa qualora questa fosse pulita. E non è vero che non si può pulire, perché si può fare al modo più assoluto. C'è poi un problema molto grande, perché secondo me, se c'è una soluzione alternativa, ancorché più costosa rispetto alle vasche, sulle quali c'è una sua pericolosità insita, perché anche le guaine e le scomeriche non fanno i miracoli, perché probabilmente per impermeabilizzare useranno guaine e scomeriche con guaine neopreniche, non so quale delle due accoppiate, quindi
non so quale potrebbe essere la tenuta definitiva. E poi c'è un problema molto grande che secondo me viene sottovalutato volutamente, sono le spese di gestione, che quindi dovrebbero entrare nel contesto di un piano complessivo. Cioè io da qui a 100 anni quanto avrò speso di gestione per mantenere l'asse, visto che la previsione la devo fare centennale. Quindi sono tutti argomenti che poi secondo me, parliamoci chiaro, si è incanalato un discorso a binario unico ed è questo che secondo me va smontato. Ora, è evidente che in una situazione come questa, quando un diritto viene rivendicato, bisogna andare all'arma estrema, lo sciopero. Beh, a questo punto penso che qualcosa bisognerà in prospettiva organizzare anche dal punto di vista di protesta un po' più corposa, più sentita, anche se in alcuni casi plateale, perché i senaghesi le vasche non le vogliono, tutti, politici e non politici, cittadini e immigrati, tutti quanti non vogliono le vasche. Di conseguenza credo che su questo terreno l'adesione e la possibilità di intervenire dal punto di vista della predisposizione, dell'attività eccetera, ci sia per tutti. Grazie. Suonando un allarme, una preoccupazione rispetto in modo particolare anche all'intervento fatto da Pellegrini, le cui considerazioni non fanno una piega. Ricordo però di aver ascoltato, avendo partecipato a quell'incontro in regione con l'assessore Belotti, quel campanellino che hanno, che a chi magari ha avuto qualche esperienza amministrativa di solito funziona sempre come buon richiamo, l'idea di paventare rispetto ai costi di manutenzione di queste opere idrauliche il fatto di mutuare il concetto del canone di contribuzione che si faceva una volta per esempio al consorzio Villoresi per l'utilizzo delle acque, i proprietari di terreni rivieraschi rispetto al decorso del canale contribuivano ai costi di gestione e manutenzione del canale. In regione appunto si diceva, visto che vero, le colpe sono dei comuni che hanno pesantemente urbanizzato lungo il corso del Seveso creando queste condizioni, se Senato si renderà disponibile a contribuire alla risoluzione di questo problema, non è escludibile che il contributo economico posto in capo a quei comuni che non sono in grado di risolverlo, ma che potrebbero fruire dei benefici del fatto che qualche un altro se ne faccia carico, contribuiranno e una quota parte di questa contribuzione potrà rimpinguare le casse povere del Comune di Senato. Ecco, questo credo che sia una tentazione su cui bisogna stare attenti e vigilare. La seconda considerazione che mi viene da fare questa sera, ringraziando anch'io di cuore gli amici del Comitato per l'ottimo lavoro che hanno fatto, e che visto che siamo in una oramai nazione dove i tecnici risolvono i problemi più che i politici, oggi che c'è un'assenza del livello politico fatto salvo l'impegno della commissaria. Applaudiamoli anche questo. Esatto, applaudiamo questo lavoro. Mi veniva, ripeto, rispetto a questo lavoro che avete fatto, una considerazione. Credo che sia molto bello a volte pensare che riusciamo ad imparare che cose buone fatte nel sud del mondo, noi che siamo i civilizzatori del grande nord, abbiamo imparato a conoscere in questi anni per esempio dagli amici brasiliani l'esperienza della partecipazione del bilancio partecipato. Ecco, a me questa sera viene alla mente un po' così il movimento popolare di quelli che si opponevano alla devastazione della foresta amazzonica acquistando e venivano finanziati con l'acquisto di una povera mucca che veniva fatta pascolare, l'Amazzonia contribuendo così a salvare dei piccoli pezzi di foresta dalla devastazione, dal commercio del legname, da chi sventrava. Allora, questa sera la provocazione buona, nel senso che tra l'altro io mi candido ad essere il primo acquirente che faccio al comitato, è
Non sarebbe un'idea percorribile questa in occasione del Natale lanciare l'acquisto di un metro quadro delle aree in questione? Cioè una sorta, Senago si compri la vasca, troviamo persone che sono disponibili anche in un periodo di crisi economica a acquistare quella vasca, in modo che... Le aree, certo. Però lo dico per questo, perché voglio dire, probabilmente accordarsi con un unico proprietario può essere facile. Fare poi azioni di espropri rispetto a un azionariato, un proprietariato diffuso, qualche problema lo potrebbe creare. Ora, un'area nel parco regolare non credo che costi esageratamente, magari voglio dire, qualche famiglia, nonostante la cinghia tirata dopo il manovra Monti, può permettersi il lusso di fare un altro tirettino e un metro quadro, due metri quadri comprarlo. Io ripeto, questa sera sono il primo a candidarmi a comprare qualche metro quadro dell'area in questione, se qualcuno volesse provocatoriamente lanciare questo azionariato. Grazie. Nel computo dei costi dai 33 ai 55 milioni è prevista circa 3 milioni e mezza per l'esproprio, no? Ovviamente rispetto più una quota da discutere, ed è quella che c'era la relazione significativa della, diciamo, del terreno che viene esportato e poi stoccato, però qualche elemento l'hanno fatto. No, basterebbe averne un pezzo in mezzo e quindi non è mica detto di farlo tutto, no? Non essere più complicato. No, vabbè, adesso... Buonasera, perché sarà un premio per il mio discorso, ma no. Allora, qui prima parlavo di bollate. Io volevo fare una considerazione sull'atteggiamento da mantenere nei confronti, secondo me, del principale attore che è mancato in questi anni, che è la Regione Lombardia. Qualcuno ha fatto una battuta dicendo sulla rappresentanza politica, in questo momento il vicepresidente della Regione Lombardia ha qualche problema, no? Ci aspettiamo l'appoggio da parte della politica dei due vicepresidenti, hanno diventi diversi, nel senso che la gestione della parte pubblica è stata ovviamente trascurata a vantaggio della gestione della loro parte privata, perciò attenzione dei vari riferimenti. Cosa vuol dire? Visto che questa realtà io la sto seguendo dall'inizio degli anni 90, lo studio ETAC dell'ingegner Pauletti, lo conosco bene perché ha fatto già degli interventi, è una tematica utilizzata sempre dallo studio del Politecnico di Milano, è un po' quello che il cavallo lo lega dove vuole il padrone, no? Perciò solo l'intervento fatto sul PG, sul piano regolatore comune di Bollate nel 90 qualcosa, parlava di vasche volano e di vasche di terminazione. Per la nostra fondatura, dove segnalava la problematica che arrivava dal nord. Io ho sentito, ho frequentato un convegno più o meno un mese fa, dove c'è una presenza di responsabili del MM, sei integrati, responsabili della Regione Lombardia, degli Anomi e soprattutto la partecipazione, era invitato con gli amministratori, che c'erano pochissimi amministratori di questa zona qui, anzi nessuno, come se questo problema delle acque. Ma la cosa che mi ha colpito è stata la presenza attenta, partecipata e di grandissima qualità del Comune di Nerviano per le problematiche sull'Olona. E lì ci sono due amministrazioni, due sindaci presenti, gli assessori attuali, che hanno affrontato questa problematica delle acque in maniera veramente attenta, con tutte le soluzioni e con tutti gli obblighi che loro, l'amministrazione, hanno affrontato in regione, in provincia, al magistrato e poi tutto sulla presenza di questa linea. Cioè, noi non vogliamo più che sia una fogna, non deve essere una fogna, ma deve essere una linea di acqua. Tornando ai gamberi di acqua e alle azioni pescare che sono da raccontare, no? In alternativa a questi vasi, no? Allora, qual è la considerazione da fare? Il primo punto è che lo scondatore, in realtà, nel progetto di Pauletti c'è un ampliamento, perciò una vasca volano dall'altra. Il problema è lo scarico. Che nessuno vuole lo scarico nel Ticino, perché se andasse a scaricare in Ticino, gran parte dei problemi vengono risolti. Allora, il primo punto è: per quale motivo negli ultimi, io parlo su questa cosa qui, la seguo dal 91, sono passati 20 anni, in 20 anni non c'è un problema nel realizzare una fogna a nord, non utilizzare il seso, fare una fogna, quando si parlava di scolmatori, insomma, manca questa fogna che raccoglie tutte le acque del nord.
Sul preliminare verissimo, poi non faccio la valutazione, abbiamo fatto un ottimo lavoro, nel senso che secondo me mezzo lavorato e raccolto tante informazioni precise, soprattutto con la sua finale, dove il problema principale oggi è l'Expo. Questo è il problema, è l'Expo. Pensate che le grandi inondazioni vengono fuori da metà ottobre a metà novembre. Controllate tra metà ottobre e metà novembre 2015 c'è l'Expo, perciò vuol dire può andare sotto l'acqua. Da ciò che figura si fa. Adesso in questo momento c'è una trasversalità tra Comune di Milano, tra Regione Lombardia, tra provincia per raggiungere l'obiettivo, e tutto quello che c'è durante il percorso non interessa a nessuno, ma l'obiettivo. Allora, primo punto come azione di controllo sociale è quello della pulizia del Seveso, capire perché in questi 20 anni non è stato fatto nulla e che previsioni ci sono, e quando si ipotizza da valori che sono arrivati la spesa di circa 1,5 milioni l'anno per pulire la vasca volano, vuol dire che la vasca volano non è un qualcosa ogni 100 anni, sono mete in ordine. Secondo punto, la gestione di MM integrati sulla fornitura di Milano è in mano ad un ingegnere secondo me di grandi capacità, di grandi qualità, e alla fine di questo tipo di incontro parlando assieme, ma scusa, ma secondo te, guarda, secondo me qui c'è una sola costante, che è l'aumento dell'occupazione del territorio in maniera disordinata, attraverso la quale legge 12, perché la legge 12 gli permette di ogni piano che viene gestito, questo piano di gestione del territorio, di quantificarlo, poi con delle quantificazioni che sono particolari, non c'è un controllo in area vasta dove dicono in questa zona si possono mettere 100.000 abitanti, questa zona vuol dire 10 km, ogni comune fa il suo bilancio e lo fa in funzione delle famose casse, no? Nel senso, quanto abbiamo bisogno per il sociale? Di 8 milioni l'anno, mettiamo in attuazione 8 milioni l'anno per un ritorno, perciò ogni amministrazione, alla faccia del federalismo, ragiona per sistemare la sua realtà, perciò diventano non dei muri verdi, ma dei muri economici, cioè ogni amministrazione fa il suo bilancino, e nessuno si preoccupa del comune vicino. Se c'è il bilancio opposto o non il bilancio opposto. Allora qui c'è proprio una carenza di pensiero. Cosa porta questa carenza di pensiero? Porta a trovarsi dove nessuno oggi, se siete voi altri giorni da dire, vi chiedete, dicevo, vogliamo sapere, in quest'asta, est-ovest, facciamo un esempio, tra Agrate e Ro, e alziamoci di 15 km, quanti metri cubi, quante persone sono previste il piano dei deficit realizzati? Non ve lo danno questo dato, perché non ce l'hanno. Perciò mi diceva questo ingegnere del MM, io proteggo Milano, deve entrare uno dentro Milano, perché io ho già delle grandissime difficoltà a controllare le aree di Milano con le aree di sviluppo del futuro PGT. Dice, io ho dei valori che si alzano e si abbassano, perché questo PGT ha annullato. I valori di prima della precedente amministrazione Moratti erano devastanti, non sapevo dove portare le acque. Anche se una grandissima vasca, il ragionamento fatto a voi dal punto di vista del carico idraulico sul recupero, lui dice, però un sistema di recupero dentro Milano costosissimo, ma mi salvo in questo momento. 68 milioni per il terminato. Dice, se ti fai questa domanda fra 3 anni, io potrei, se registri il mio intervento e lo verifichi dal punto di vista medico, potrei dire delle grandissime stupidate, perché non so esattamente il futuro BGT in determinate zone, cioè non c'è la scelta quello di un'area in funzione al carico idraulico delle sue fogne. Fanno un'area, mettono su e poi valutano sul da farsi. Perciò lui mi diceva, questa situazione qui è devastante, perciò in chiusura per lavorare un tempo ulteriore. È fondamentale in questo momento la partecipazione con i dati precisi da parte della Regione Lombardia, cioè la sua assenza in questi 20 anni, questa stessa qua, è il vero problema, perché il fare la guerra, come dice qualcuno, la guerra dei poveri comune per comune, sì, si può anche fare, però se ma alla fine qua viene fuori così, perché imporranno queste basi, le imporranno per motivi, e perciò fa passare il comitato, ma lo stesso cittadinanza, io sono di Volante, no? Perciò io sono assurdo, cioè non sono assurdo, perché l'acqua tracina, arriva giù, non è un problema. Perciò è la mutazione di questa realtà che non deve diventare un problema, perché se rimane così e con questi ragionamenti, a distanza di pochissimi anni diventerà un problema anche assurdo. Perciò secondo me bisogna che chiudo è dal punto di vista della qualità dell'acqua del Seveso, cioè il Seveso deve diventare un fiume, torrente, ma non deve rimanere una fogna come negli ultimi 40 anni. Grazie. Infatti
in antichità si intende quando nacque lo scolmatore, che doveva fermarsi all'altezza del Carpoggio, era lì, come diceva Granatieri, doveva servire a scolmare i torrentelli che ci sono a Senago, non il Seveso. Allora venne elaborato di affrontare le esumazioni del Seveso già presenti attraverso la creazione di un canale scolmatore ad est, nella zona est, che conducesse all'Angro. Azione recente, ripresa poi dalla stessa MM, e questo progetto è stato poi scartato recentemente per mancanza di spazi dove far passare questo canale, il che è chiaro, come diceva prima lui, dell'eccessiva urbanizzazione incontrollata che ha occupato tutto il territorio e che poi proprio in seguito fondamentalmente ancora si chiama Biraligre, che ha costruito così come l'Expo, nell'area Expo, se io faccio tutti i giorni il tratto costolare che passa davanti all'area fiera, se passate sotto le gallerie dove ci sono i palazzoni storti, lì ci sono sempre le pozze, si vede sempre zampi di dare acqua, perché lì sono fontanili e non riescono, io sono 3 anni che faccio quella strada, non riescono assolutamente a togliere questa problematica di livello ghiaccia. Ogni tanto lì ci sono sempre fissi, se notate sono fissi i cartelli stradali, perché periodicamente, almeno una volta al mese, vanno giù col camion, bloccano le corsie per fare lavori di ripristino di scavo, mettono recentemente hanno fatto tutto un altro stradale bucando, cercando di drenare l'acqua, ma non sono stati in grado di farlo. Quindi il problema è questo, che non è un problema nostro, è un problema di idiozia politica questo anche. Qualche domanda? Poi buonasera a tutti, mi presento, sono Cerioni Maurizio, Italia dei Valori di Padano Pugnano, responsabile per le politiche qua a Senago. Come Italia dei Valori ci dichiariamo chiaramente contrari a queste vasche di laminazione. La problematica che io pongo è questa: quando sento parlare di Expo mi si accapponano i capelli, perché? Mi si rizzano i capelli, e si accappona la pelle, mi si rizzano i capelli. A Padano Pugnano abbiamo un problema della riqualificazione della Monza legata all'Expo 2015. Per Senago c'è un problema delle vasche di laminazione legate all'Expo 2015, dal dibattito che è uscito fuori fondamentalmente. Capiamo che probabilmente la necessità di mettere vasche di laminazione qua a Senago non è tanto dovuta alle esondazioni in zona di guarda, bensì a salvaguardare una possibile figura DM quando ci sarà l'Expo del 2015. Cosa possiamo fare? A Palermo ci siamo scontrati con timoni di avvento, perché quando si parla di Expo c'è una trasversalità politica. E la riqualificazione della Romonza nasce dalla giunta Penati ed è andata avanti con la giunta Podestà. E si possono fare molte attività di propaganda contraria, continue manifestazioni contrarie, cercare di evitare la stampa. Però ad esempio a Palermo non abbiamo cercato di sensibilizzare la stampa, tipo Striscia la Notizia, che non è una trasmissione che io amo molto, però che ci aveva dato l'ok per venire, quando ha saputo che era comunque sotto leggi dell'Expo, di Podestà, eccetera, non è venuta. L'unica cosa che possiamo fare è, uno, capire a che livello, io non lo so perché non sono molto esperto in materia, ma noi abbiamo un consigliere regionale che è Sola, che comunque in Commissione Ambiente a cui posso chiedere, però vedere a che punto è, perché per quanto possiamo essere contro, io sono molto pessimista, perché quando queste decisioni vengono prese dall'alto c'è ben poco da fare, soprattutto quando ci sono in mezzo interessi economici altissimi. A Palermo ci fanno un interramento per 30 milioni di euro per un'opera mastodontica che soltanto con il peduncolo che metteranno verrebbero facilmente ammortizzati, e qui poi spendono quasi 50-60 milioni di euro per le vasche di laminazione. Dunque, massima disponibilità a qualsiasi tipo di iniziativa contraria a queste vasche di laminazione, ma personalmente anche massimo pessimismo. Cioè, io personalmente, perché ho già visto a Palermo che è successo con la Romonza, io ho avuto un dibattito televisivo con l'assessore della provincia De Nicola, dove mi ha detto praticamente che va arrangiata Palermo, ormai è una cosa che è partita. Se ci sarebbe qualche indizio, ci sarà qualche indizio in provincia, ci penserà Roma a farla passare. Dunque si lotta, però oppure che lotteremo contro i mulini a vento. Grazie, buona serata a tutti. Volete, siamo un mialzo, ma
devo guardare i miei appunti perché l'età alza e rischio di perdere il filo del discorso. Intanto mi unisco anch'io al coro di quelli che hanno ringraziato voi, componenti del comitato, per quello che avete fatto fino ad oggi. Secondo me avete supplito a mancanze di altri e credo di esservi fatto capire. Però devo fare delle considerazioni e premetto che sono considerazioni a titolo prettamente personale, non coinvolgo nessun rapporto politico, movimento o cose di questo tipo. Ci sono delle cose che non mi convincono del comportamento delle forze politiche di Senato. Apparentemente sono tutte contro le vasche, quindi quale migliore base di partenza per scagliarsi contro chi vuole penalizzare il Senato per colpe che non ha? Su questo sono d'accordo con Pellegrini, con quello che ha detto qui. Ma stranamente non succede niente. Sì, si partecipa a vari tavoli, se sono ben informato potrei anche sbagliarmi perché è la prima sera che partecipo a questi lavori. Sono tavoli più tecnici che politici, si cerca di opporsi alle soluzioni prospettate, ma senza, a mio parere, tutta la determinazione necessaria e soprattutto senza dare effettiva visibilità a questa decisa contrarietà alle vasche. Perché è vero, il Consiglio Comunale tutti hanno detto di no, la popolazione non le vuole, ma non succede niente. E soprattutto non si vedono iniziative. Così facendo, io penso che un giorno o l'altro inizieranno i lavori, se non ho capito male, tutto sta nella facoltà di questo fantomatico commissario straordinario che se domani si sveglia e dice oh, siamo in ritardo, dobbiamo iniziare, si parte e allora è troppo tardi e non riusciamo a fare più niente. Questa quiescenza delle forze politiche sa tanto di rassegnazione, non voglio pensare di accondiscendenza perché sarebbe gravissimo, ma rassegnazione sì, anche se, e qui c'entra la cosiddetta Vox Populi, che il proverbio dice Vox Populi, Vox Dei, qualcuno giura che ci siano già forze politiche che si stanno concentrando sulle contropartite da chiedere in cambio. Vox Populi. Se posso capire che le ex forze di maggioranza, vuoi per il pietorire, vuoi per non schierarsi contro le decisioni prese ai livelli sovracomunali dalle loro stesse forze politiche, vuoi per non precludersi la possibilità di carriera da parte di qualche rampante locale, quindi queste non si danno da fare più di tanto, le ex forze di maggioranza. Quello che mi è francamente poco comprensibile è la mancanza di iniziative delle forze della ex opposizione. E allora qui possono sorgere i dubbi. Non dico solo a me, perché sono sorti anche a qualcun altro. Vuoi vedere che anche qui l'apparente rassegnazione nasconde strategie non così dissimili da quelle della ex maggioranza? Se così fosse, se così fosse, perché non è detto che sia così, verrebbe da dire che i nostri amministratori locali sono come tanti Esaù che vendette il diritto di primogenitura per un piatto di lenticchie. Nel nostro caso le lenticchie potrebbero essere il completamento della tangenziale sud, conosciuta come SP119, come se fosse così prioritaria per noi quest'opera, e in ogni caso non ci fosse dovuta dico, da parte della provincia, sin dal 2004, anno di inaugurazione del primo tratto, dopo che a spese di tanti sacrifici e di tanti interventi siamo riusciti finalmente a fare il primo tratto. Quindi ci è dovuta e non possono pretendere di avere in cambio il nostro ok per le vasche di laminazione. Io credo che non ci sia tempo da perdere. Tutti quelli che davvero ci vogliono battere contro le vasche, oltre a continuare per amor di Dio con i contatti a livello istituzionale indispensabili, devono ricorrere ad altri mezzi.
e mi riferisco alla mobilitazione dei cittadini di Senato. E per questo che io chiedo al Comitato di far arrivare a tutti i cittadini, e qui raccoglieremo dei soldi, signori, se mancano le risorse. E noi possiamo fare benissimo dei gazebo, io penso che la gente sia disposta ad aiutare il Comitato per una causa così nobile. Quindi fare un'informativa da inviare a tutte le famiglie, non solo i volantini e i gazebo, a casa per casa, dove si faccia il punto sul discorso dello stato di fatto, ma soprattutto che il Comitato si faccia promotore di una manifestazione di protesta presso le sedi opportune. Voi lo sapete meglio di me, non so, sarà la provincia piuttosto che la regione, piuttosto che il comune di Milano, direi nei confronti di chi ha le maggiori capacità e responsabilità e il potere decisionale maggiore, perché è inutile andare a protestare da chi poi non può intervenire. E la protesta, sempre nei limiti della più autentica legalità, per amor di Dio, non sono diventato un barricadero, voi mi conoscete da tanto, va pubblicizzata con i media. Bisogna invitare i telegiornali locali, piuttosto che non, se ci riusciamo, i telegiornali nazionali. Provate a immaginare, proprio a titolo di esempio, è solo una provocazione, l'effetto di un corteo di 200 persone aperto con uno striscione con una scritta del tipo Milano ladrona, giù le mani dal territorio di Senato. Ho finito. Ma stasera non siamo in sede e ci troviamo, se volete dire, con questi video, benissimo. Intanto voglio ringraziare anche le ragazze che lavorano con noi, che sono Rosaria, Claudia e soprattutto diciamo Laura, perché è la referente di tutto il lavoro messo che abbiamo fatto e si è smazzata in via di email, di telefonate. Per rispondere un attimino anche a quello che diceva prima, in realtà i politici sono intervenuti, ci hanno aiutato, li abbiamo interpellati. Gatti è stato interpellato, ci ha condotto in provincia nell'audizione che abbiamo avuto. Marco in regione ha fatto anche un'interpellanza, questa sera ci ha telefonato anche dicendoci che probabilmente avremo un'audizione, la famosa audizione che abbiamo chiesto in regione presso la commissione ambiente. Quindi qualcuno si è mosso, se l'hanno molto pochi. Ma io mi presento perché mi conoscete, per cui da questo punto di vista mi permettevo di intervenire stasera perché volevo stare nello spirito di questo comitato. Poi ho sentito una battuta l'altro giorno di un comico a cui chiedevano come mai la sinistra non è stata capace di mandare a casa Berlusconi, e gli ha risposto il comico dicendo non l'avevano ancora fatto segretario, nel senso che probabilmente, non lo so, se c'è una mancanza da parte delle forze politiche non sono certamente da scrivere quelle di sinistra in questo paese, comunque già di questo. Uno dei motivi che sostanzialmente diciamo ha caratterizzato forse la posizione delle forze politiche di sinistra a Senato è stato quello di non voler intervenire invece come comitato. Da questo punto di vista il comitato era un numero trasversale che sicuramente non era certamente ascrivibile per i personaggi, per le figure che li rappresenta, sicuramente rispetto al centro-destra, che è il vero problema, no? Sentivamo prima Cerioni rispetto all'Expo e altre realtà rispetto alla provincia, inquisiti e quant'altro. Per cui da questo punto di vista io mi sento solo di dire una cosa: a Senato è stato sottoscritto un accordo politico tra il Partito Democratico, SEL e la lista insieme per il Senato. Il problema delle vasche è ripreso 4 volte e quindi la posizione di queste forze politiche è molto chiara, e quindi io vi lascio semplicemente con una promessa: tutte le azioni che da questo punto di vista penserete, ma come cittadini, di portare avanti avranno sicuramente sostenuto. Grazie.
Scusate, posso? No, visto che ci siamo. Scusate, due minuti solamente. Sì, no, veloce perché volevo rispondere a questo. Nel 92-93 la 52, che la chiamavano provinciale Monza, provinciale Monza, c'era un presidente della provincia che si chiamava Tamberi, c'era un assessore che si chiamava Rapasi. Io facevo l'assessore comunicolato urbanistico, anche da una grandissima litigata, perché loro continuavano a chiamare la provinciale. Io gli continuavo a rispondere, non è una provinciale, era una 52 quella lì, perché alla fine di questo ragionamento è nato un gruppo di persone che si chiamano Lega Ambiente, bollate, hanno diviso un macello politico, quel comune si è diviso tra Baranzate e Bollate, è stata spostata la SP46, è stata fatta la 52, è stata interrata e una parte è stata coperta su tutto il territorio di Baranzate. Allora, quando ho chiesto l'aiuto agli altri miei amici di Bollate, agli amici di Novate, agli amici di Quaderno, non mi hanno ascoltato, perché dicevano che è inutile, non sarebbe, guarda, non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai. E mi hanno mandato a casa alla fine del mio mandato politico, mi hanno mandato a casa. Però la Monza in quella zona lì non c'è, l'hanno spostata, è stata interrata e sono stati spesi 8 milioni, non so se sono 20-30 milioni, e con Baranzate ha spostato la sua A52 fuori, l'ha messa sotto e ci sono riusciti. Perciò io non sono così pessimista, sono pessimista quando un delicola ti dice la facciamo lo stesso, ma è vero, non fai lo stesso, se la popolazione non vuole. Se le forze politiche mantengono il patto preso con i cittadini e come dice l'ex sindaco di Senato, se la politica diventa un qualcosa di nobile, far capire che serve, non per un capriccio del posto, si fa. Notizie di questi giorni, un secondo gruppo che è partito su un mio input 10 anni dopo, secondo Baranzate, forse l'accordo della 52 portata tutta in trincea sul territorio di Bollate e fino all'attacco forse di Quaderno si fa con altri 30-40 milioni di spese. Perché hanno dimostrato ad autostrade che la 52 non serve unicamente ai cittadini, ma serve al blocco di Serravalle, Gago, al blocco di autostrade, a Benetton, perché se quella strada funziona loro guadagnano, guadagnano molto di più. Perché se le autostrade sono bloccate, il traffico che arriva dal nord, il traffico che arriva dal sud, si sposta, le grandi linee internazionali e le grandi linee di comunicazione stanno saltando Milano, perciò i grandi bilici che pagano si spostano, hanno fatto un calcolo nei 30 anni e hanno capito dal punto di vista economico di torno, improvvisamente sono arrivati i soldi da autostrade da capo. Perciò secondo me, io capisco la conclusione, capisco la tua, però ti posso dimostrare che se tu hai tempo di guardare cosa è successo a Baranzate, Baranzate ha ottenuto tutto quello che voleva, ho perso un amico, perché poi il mio amico per in partenza, troppa tensione se n'è andato per un motivo di tensione, però ci siamo riusciti, perciò non bisogna, no? Bene, c'è qualche altra osservazione considerando l'orario di oggi? Cosa velocissima. A me mi sembra che in questo è venuto fuori che gli interessi sovracomunali sovrastano nettamente quelli che sono quelli comunali. Di conseguenza ciò ci deve fare meditare per renderci ancora più forti, più consapevoli dei rischi a cui stiamo andando incontro. Cioè, siamo sempre vittime, subiti, quelli che diciamo che sono i tentativi di mediazione che vengono dall'alto, sappiamo che fine dobbiamo fare a fine del top and gap. A questo punto il problema non è tanto il problema, ma come lo si affronta. Cioè la soluzione e i rimedi che certe persone cercano di mettere in piedi sono peggiori, diciamo, della situazione che stiamo per affrontare. Cioè, posizioni che ci possono fare asserire che questa qui che stanno mettendo in piedi è una grandissima cavolata, ce n'è da vendere. Allora noi non dobbiamo fare altro che mantenere un sano principio di regolazione del nostro territorio in modo tale che possiamo esprimere con il nostro modo di fare l'attualità del nostro vivere e portarlo avanti con tutte le capacità che abbiamo dentro. Sostanzialmente dobbiamo fare una piccola guerra di trincea di fronte ai mostri che ci vogliono, diciamo, trucidare. E i sistemi che possiamo utilizzare sono molteplici, quelli di una diffusione capillare di queste iniziative che stiamo portando avanti, quello di un coinvolgimento politico a diversi livelli, ma soprattutto quello di coinvolgere veramente la gente nel partecipare attivamente a queste che sono le soluzioni che noi vogliamo portare avanti.
Stellino era autorizzato per un po' di... Volevo solo dire, il Comitato Nazionale Sostenibile fa parte anche della rete di comitati contro l'inceneritore, e se ha avuto dei colloqui, dei contatti con il Comitato degli Inviati del controgassificatore, e continuerà a fare e a cercare di essere il più informato possibile sulle realtà che contrastano l'ambiente. Io volevo fare una considerazione velocissima, una battuta se vogliamo. Quando abbiamo fatto notare che forse una vasca di laminazione vicino al posto di esondazione sarebbe stata una condizione più utile, ci è stato risposto qualcuno a livello politico, un eletto, ci ha risposto che in realtà nel Parco Nord di Milano non è compatibile, la fauna del Parco Nord di Milano non è compatibile con l'acqua del Seveso per fare delle vasche. I nostri bambini a Senago sono compatibili. Qualcun altro vuole intervenire? Io vi ringrazio, volevo ricordarvi che continuiamo a raccogliere le firme, quindi per chi non l'avesse ancora fatto e vuole sottoscrivere la nostra petizione può farlo. E poi, riprendendo quello che ha anticipato Stefano, noi ci ritroviamo ogni martedì sera, quindi il comitato è aperto a tutti e abbiamo bisogno di tutti, perché siamo pochi purtroppo, abbiamo bisogno di forze, perché abbiamo tanti progetti, le manifestazioni, altre serate come queste aperte a tutta la comunità, però le forze appunto sono molto poche, quindi chiediamo la partecipazione di tutti martedì sera alle 21 alla casa delle associazioni. Chiunque è benvenuto e chiunque potrà dare un contributo valido sicuramente. Grazie. Tra l'altro dovremmo anche andare a Isolino con le pale piccone a scavare per vedere cosa hanno sotterrato nella zona, giusto? Cosa stanno facendo? Allora, se non ci sono ulteriori interventi, io tenterei. Scusate, una vista e di nascondere. Una cosa che mi sta un po' a cuore, ma velocissimo. L'ho anche scritto su una città. Vabbè, comunque, è il fatto che a Senago, oltre a questione delle vasche, c'è anche proprio l'utilizzo del territorio che è sfacciatamente fatto da altri. Mi riferisco alla questione dei pannelli fotovoltaici che sono stati autorizzati per un'estensione di 80.000 metri quadri nella zona che dovrebbe essere, diciamo così, a nord del crash test, no? Allora, quella zona era identificata come una possibile zona per queste vasche di laminazione. Il nostro comune, nella persona di un tecnico, dell'ufficio tecnico, va e si oppone a questi pannelli fotovoltaici. Il comune di Senago era solo di striscio, come al solito, considerato come parere. Sta di fatto che in quella sede la provincia dice: ah, però, un momento, quello che dice il comune di Senago ci interessa relativamente, però su quest'area è prevista una possibile collocazione di vasche di laminazione, quindi c'è un vincolo regionale e quindi non possiamo dare questa autorizzazione al privato che voleva fare questi impianti fotovoltaici. Nel giro di 8 giorni il privato ha ottenuto la possibilità di fare gli 80.000 metri quadri di fotovoltaico. Il fotovoltaico, che dal punto di vista dell'idea può essere anche una bella cosa, è contrastato come collocazione sui terreni agricoli, come attualmente quello di Senago, in moltissime province che sono un pochettino più avanti di noi. 3 kWh dice in testa a tutti, in Emilia Romagna ugualmente, perché quello che ci sta poi sotto un fotovoltaico non cresce più il tubo e ci sta quei 25-30 anni che serve al privato per lucrare su quello che poi Enel o chi per essi dà. Allora,
io faccio nomi e cognomi. L'area che è interessata è dell'Alpina. Il signor Albanese, che è rappresentante dell'Alpina, ha dei collegamenti con la Regione Lombardia, nella figura del presidente, mi sembra che sia, Boni, della Lega. Quindi, faccio un microfono, non posso essere smentito, ok? Quindi possiamo andare al procuratore, ci può essere, chiamiamo qui i carabinieri, non c'è problema. Quindi mi si vuole far capire, la Regione Lombardia ha già deciso per noi, un privato può fare quello che vuole, nel giro di una settimana viene tolto un vincolo sovracomunale per ipotetiche vasche, io spero ancora ipotetiche. Questo per riprendere il penultimo intervento, ci sono delle cose che passano sopra la nostra testa, ma non sono grandi cose, sono interessi privati. E forse gli interessi di tanti possono battere questi interessi privati. Coraggio e grazie a voi. Faccio ancora un... c'è qualcuno? Prego. Oh, benissimo. Vengo da Milano, Milano laddove. Di là. Sì, allora... sono un consigliere della zona che praticamente prende di guardia della zona 9 del Movimento 5 Stelle. E la domanda che volevo fare al comitato è se avete nominato praticamente il presidente del Comune di Milano, la regione, volevo sapere come appunto consigliere di opposizione e l'opposizione e via dicendo, qual è stata la risposta del Consiglio di zona 9, che sappiamo che è un organo diciamo, marginale nell'amministrazione, però insomma è quello più vicino al territorio che dovrebbe preoccuparsi, se appunto in un flash potete comunicare qual è stato l'interesse e il coinvolgimento del Consiglio di zona. Io ho conosciuto Massimo Dallara ai PRI, siamo conosciuti ai primi mesi di quest'anno, quindi continuiamo poi a vederci anche qualche incontro in riguardo, e quindi mi interesserebbe seguire l'argomento anche perché tenete presente, voi avete le cave, io l'acqua ce l'ho sotto casa e mi passa davanti, non mi ha ancora allagato dal 2002, spero insomma non accada, e volevo sapere appunto la risposta del Consiglio di Zona 9, grazie. Posso tentare? Allora, beh, semplicemente la cosa più semplice è l'ultima. Noi abbiamo, tutte le volte che abbiamo fatto l'iniziativa, coinvolto il Consiglio di zona come comitato rispetto ai rapporti che in qualche modo erano stati determinati dalla nostra partecipazione l'anno scorso anche a un'assemblea in cui hanno partecipato anche gli assessori Granelli e Maracchi. Continuiamo a farlo, a oggi non abbiamo mai avuto una risposta negativa, ma non siamo ancora riusciti a costruire un elemento diciamo, di relazione continuativa al punto che in qualche modo questa è una motivazione per cui noi abbiamo scelto di andare dal Presidente del Consiglio di Milano, proprio per coinvolgere il Consiglio, perché poi è questo. O costruisci rete e determini gli elementi di contraddizione, o altrimenti è evidente che preso ognuno per il suo piccolo orto, tra virgolette, è chiaro che ognuno è. Quindi tenteremo ulteriormente di coinvolgerlo, anche perché non ci siamo mai pensato, non abbiamo mai pensato che, ma se le fanno da un'altra parte, peggio per loro. In questo caso specifico abbiamo gli elementi tecnici per dimostrare che quello che hanno raccontato ufficialmente più di una volta e nel Consiglio di zona 9 che riguarda che le vasche di denominazione Senago risolvono il vostro problema, questa cosa non è vera. Quindi penseremmo che sarebbe utile invece che si costruisca una rete e che sia ovviamente, che abbia quella dimensione che consente di intervenire con delle scelte che sono delle scelte di prospettiva, di qualità ambientale, di recupero della purezza dell'acqua, per evitare invece di buttare via i soldi pubblici che poi sono sempre nostri. Io non mi permetterei mai di fare delle conclusioni, tento di fare qualche ragionamento. Io credo che con questa sera
si concluda la prima fase, no? Di un, come dire, inizio di un intervento di carattere di informazione, perché siamo arrivati a un punto in cui ci sono conoscenze tecniche che ovviamente magari andranno approfondite, ma che ci consentono di individuare altri elementi di priorità, altre motivazioni che in qualche modo sottendono poi alle scelte del commissario prima e della regione Lombardia dopo. Io credo che se dovessimo ulteriormente approfondire, probabilmente avremmo ulteriori elementi di conferma su alcune preoccupazioni. Non è sufficiente ovviamente solamente pensare che quei terreni che sono di Cavassi, che per esempio è lo stesso proprietario dei terreni della SNIA di Varese, insomma, no, per capirci, e che entrambi sanno che immediatamente dopo avranno una serie di elementi di rivalutazione ulteriore, no, del loro investimento, niente di particolare. Vorremmo evitare di essere scritturati da questo tipo, diciamo, di operazione. Allora, io direi così, sono stati, diciamo, sollevati una serie e proposte una serie di iniziative che a me paiono particolarmente interessanti, e che sono e hanno tutte, secondo me, la caratteristica importante di voler coinvolgere ed estendere al massimo ai cittadini, no? La coscienza e la conoscenza di quello che può capitare, e dirgli: senza il tuo aiuto siamo meno forti, non ci devi dare una mano. Va in questo senso la proposta di Enrico dell'azionariato, no? A me piace molto, perché comunque corrisponde sempre al fatto di mantenere coinvolto, no? Più persone possibili. E per esempio spero questa sera far sentire un po' meno solo, no? Il nostro Visconi, che dice: porca miseria, ci ho messo tanti anni di sacrificio a costruire la mia casetta e adesso mi fanno un disastro, no? Che non è. Per chi non l'ha fatto i sacrifici se ne può fregare, no? Ovviamente. La seconda questione che mi pare importante, che credo, proprio per la trasparenza che ci ha sempre contraddistinto, è vero che noi alcune volte, ragionando fra di noi, ci siamo detti: siamo un po' soli, ma dove sono gli altri? No? È vero. Io spero che questa sera ci siano state una serie di sollecitazioni, no? Qui non possiamo scontare. Le cose accadranno nelle prossime settimane e non credo che ci sia nessuno che possa poi far finta, no, di stare fuori dalla responsabilità, se non dimostrerà di aver messo in campo tutto quanto è possibile per evitare che ciò accada. E quindi credo che nelle prossime settimane, come noi abbiamo spesso ricordato alla nostra sala, è aperta a tutti. Voi sapete che pubblicizziamo tutte le nostre iniziative, e ci piacerebbe ovviamente che i nostri presidi, i nostri banchetti, e ovviamente pensando di organizzare anche interventi significativi, Lino, noi ci abbiamo pensato a una manifestazione, sappiamo che il luogo giusto è quella della regione, perché lì dove si assumono le decisioni. Quando siamo stati in audizione in consiglio provinciale eravamo in 30 persone e si sono accorti che non eri solamente i soliti due o tre, che no. E quindi si tratta, secondo me, di sfruttare tutte le occasioni possibili per poter far vedere che c'è dietro, no, una comunione, una condivisione, ci sono i cittadini. L'altro aspetto che credo sia uscito più di un intervento è la questione della compensazione. Io sono preoccupato fortemente, perché non è la prima volta che si ragiona di questa cosa. Ci è stata detta nei corridoi, finito l'incontro con l'assessore Belotti, dal commissario, che ci ha fermato e dice: ma pensateci, avrete una compensazione significativa, no? E noi gli abbiamo risposto, come abbiamo detto questa sera: secondo noi non ci sono prezzi, no, rispetto ad alcune questioni come la salute e la qualità della vita. E poi c'è una questione di principio, io credo importantissima, che rispetto ai processi di partecipazione, il rischio vero, se non saremo in grado di costruire una rete, no, è quello che
una forza, no? No? Cosciente che ce la può fare, perché se avessimo fatto il ragionamento ma tanto sono dalle altre parti, non saremmo qua. Invece io credo che anche la vostra presenza questa sera ci aiuti un pochettino a essere meno soli. E ovviamente ci ridaremo, io ringrazio già anticipatamente tutti coloro che in qualche modo a tutti i livelli si potranno muovere. La cosa più importante sarebbe, per esempio, noi abbiamo fatto, dico al rappresentante dell'Italia dei Valori, la nostra richiesta in audizione qui dal territorio è inviata a tutti i consiglieri componenti della commissione indipendentemente dalla loro provenienza e dalla loro collocazione, perché questo è quello che noi riteniamo sia corretto fare oggi, dopodiché credo che valuteremo i comportamenti concreti di tutti sul terreno, no? Perché non c'è nessuno che può far finta. Un'altra questione, è vero che ci sono degli interessi particolari che spesso e volentieri prevalgono sugli interessi generali della collettività. Io credo che dobbiamo far passare la convinzione che questa battaglia è una battaglia per ritornare proprietari dei destini del proprio territorio, e che non abbiamo nessuna intenzione di fregarsi dei problemi degli altri, e che non pensiamo e che vogliamo riconfermare un dato. Guardate che non solo in 8 giorni è stato ottenuto quell'autorizzazione, l'anno prima aveva richiesto un progetto di campo fotovoltaico esattamente dove oggi la regione ha deciso di andare a fare la base. Io credo che lo scambio sia stato esattamente quello. Non la puoi fare lì, perché lì facciamo le vasche e ti farai con le 30.000 in mezzo, e perché non si può finire all'interno della cava, perché neanche lì ovviamente, no? Puoi pensare, perché, no? Ci sono ovviamente aspetti di carattere tecnico, è più costoso un canale aggiuntore che finisce dentro la cava per tornare indietro, per l'amor di Dio, no? Ma se si parla di buchi, no? E invece noi avremo oggettivamente dietro opere scelte di questo tipo, ci sono interessi che sono di un'entità che noi non abbiamo, e io credo, l'abbiamo fatto sempre con grande attenzione, mi sento di dirlo, una grande preoccupazione, perché su questi aspetti del Movimento Terra mi pare che dovremmo capire, no, che nel nostro territorio qualche problema, diciamo, oltre la legalità ce l'abbiamo avuto, no? Quindi io direi che è una battaglia importante, ci risentiamo. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni.